ma non credo che viaggi a questi regimi di liquidità, non tutti ce l'hanno, per cui insomma se si prolungano le rateizzazioni non so quando poi l'amministrazione avrà disponibilità di queste risorse. Per cui voglio dire, manifesto tutta la mia disapprovazione per questa scelta. È diverso dire c'erano 20 appartamenti e adesso ce ne saranno 10. No, lì erano sicuri, adesso forse non si sa quando ci saranno. Sono due cose molto molto diverse, cioè adesso ci stanno proprio sulla carta, lì c'erano disegnati, progettati e approvati già. È una cosa molto diversa e sappiamo quanta distanza corre tra una delibera di giunta di proposta e tra invece un piano approvato. Per cui la nostra posizione è assolutamente contraria a questa delibera. Grazie. Grazie consigliere per lei. Consigliere Capriotti. Grazie Presidente. Mi sembra che è stato già detto molto. Quello che manca, Presidente e consiglieri, manca l'amministrazione. Qua io devo dire il privato con tutto lo sforzo possibile, perché non so se fosse stato più conveniente costruire 20 appartamenti o 10 appartamenti che erano sborsare 3 milioni e 90 mila euro in quanto tempo non lo so, però sicuramente non penso che il privato c'entri qualcosa. Qua manca un piano di residenza sociale. È semplice la questione. Perché? Perché manca un progetto casa da parte di questo amministratore. Manca l'amministrazione, manca il sindaco, guarda un po', che è addirittura l'assessore all'urbanistica. Dopo 4 anni ancora dobbiamo scoprire qual è il piano, o che non ci sono richieste di case popolari, forse qua gli esperti del sociale mi possono essere d'aiuto, oppure manca proprio l'idea di che cosa fare. E allora arrivano i privati che presentano un progetto secondo me ottimo, almeno per quanto riguarda la parte residenziale, la riqualificazione del quartiere, l'esborso di risorse, e noi quelle risorse date al sociale ci facciamo, forse è interessante l'ultima riflessione di Pellei, forse. Perché poi se io guardo le delibere precedenti e guardo le variazioni di bilancio, io dico non siete affidabili, non avete mantenuto una promessa, a partire dal bagno in piscina, ve lo ricordate, del 2017, giugno 2017, passiamo poi al project financing contestatissimo, dove nemmeno gli uffici dettero il parere favorevole da un punto di vista urbanistico. Oggi ricontinuiamo a proporre promesse, ci stanno lavorando, faremo, vedremo. Ci è rimasto un anno, sindaco, un altro anno già stiamo in campagna elettorale, che vincerà sicuramente per le sue grandi opere fatte in questa città. Per cui stia tranquillo, avrà tempo per fare Piazza Ancona, Via del Cacciatore, eccetera, eccetera, Piazza Montebello. Quante volte l'ho vista Piazza Montebello? Sto benedetto Ballarin, dal primo bilancio di previsione c'erano 300.000 euro di privati destinati al Ballarin, novembre 2016, 300.000 euro per la riqualificazione del Ballarin, novembre 2016, siamo al novembre 2019 e troneggiamo riqualificazione del Ballarin senza progetto, perché poi la riqualificazione del Ballarin è solo un'ordinanza del prefetto di fronte alle situazioni di pericolosità a cui siamo stati costretti ad intervenire. E visto che siamo demolito un po' tutto, chissà com'è, non entro nel merito delle ditte perché tanto sono sempre gli stessi nomi, quelli che diceva prima la Mandrelli li ritroviamo nel project financing, li ritroviamo in tante iniziative fatte da questa bravissima amministrazione a promettere. Sono sul tema, sì Muzzi, perché no, vorrei che sta di andare fuori tema.
giustamente, perché è importante, però noi ci riempiamo la bocca di sociale, poi vediamo che gli affidi li mettiamo tutti nelle strutture, un piano per la casa non c'è e noi mettiamo il sociale al primo posto. Pensa se lo mettevamo all'ultimo posto. Andiamo al discorso volumetrico che accennava per lei e anche Cursi. A tutto questo, a questi volumi che hanno già accennato, noi ci siamo scordati l'ex garden, la scuola Cursi, l'area dell'hotel Persico dove c'era un campo da tennis, ve lo ricordate? E varie costruzioni qua. Questa è l'idea di chi diceva di presentarsi non amico dei costruttori. Complimenti, sindaco. Pensa se eravate amici. E ripeto che in questo caso il costruttore ha fatto tutta la sua azione. Bastava semplicemente dirgli questi 3 milioni e 90 mila euro dove li doveva mettere per fare l'housing sociale. Allora io dico, di fronte a questa incapacità, come può il quartiere fidarsi di 700 mila euro quando quel benedetto quartiere sta ancora aspettando la sede in uno spazio che gli avevamo promesso? Dopo 4 anni quello spazio ancora è appiccato per l'aria, mi riferisco a via San Francesco, se lo vado a vedere, che c'era scritto sull'atto. Dopo 4 anni stiamo ancora lì sospesi e promettiamo. Certo che per fare politica in questo modo ci vuole il fisico, il sindaco probabilmente ce l'ha, quella che gli manca è un po' di coscienza sociale, probabilmente non gli interessa niente delle persone che cercano casa, non gliene frega niente della città di San Benedetto, è ancora in campagna elettorale, ci stiamo preparando ad accogliere le promesse che lei rinnoverà sicuramente ai cittadini in questa campagna elettorale grazie alle tante opere importanti che lei ha fatto. Però caro sindaco, San Benedetto è ferma totalmente, tutta la progettazione che almeno avrebbe dovuto fare non l'ha fatta, non è riuscito a intercettare un finanziamento che sia uno se non quello che gli è cascato sulla testa per sbaglio. E allora io dico, speriamo che quest'anno passi presto e faccia meno danni possibili. Grazie. Grazie consigliere Capriotti. Consigliere Marzonetti. Grazie, buonasera a tutti. Allora, la proposta di delibera piano particolareggiato di recupero zona via del Cacciatore in esame oggi è sintetizzabile in due aspetti. Uno, recupero di area cittadina degradata. 2. Valutazione di scelte utili per la città di San Benedetto in ordine alla monetizzazione 3 milioni e 100 mila euro circa della quota di edilizia sociale. In ordine al primo punto, è indubbia l'opportunità e soprattutto il dovere di agire per il recupero e la riqualificazione dell'area in esame attraverso la previa denominazione demolizione del vecchio capannone produttivo fatiscente e non più utilizzato da tempo dell'ex Remer, in quanto area di valenza strategica anche per lo sviluppo dell'intero territorio denominato zona Sentina. Un progetto urbano innovativo diventa così punto di partenza per lo sviluppo di una nuova stagione urbanistica sanmenettese e di rilancio per l'intero settore edilizio oggi in grave crisi. L'urbanistica del nuovo millennio ci impone però di integrare tale progetto nell'interesse generale della città. Non è pensabile costituzionalmente e politicamente convogliare l'housing sociale in un'unica zona della città, ma è doveroso e auspicabile cercare di porlo all'interno di un quadro urbanistico del territorio. Quindi, nei prossimi mesi ed anni, è nostro dovere non agire a macchia di leopardo, ma attraverso una pianificazione che possa dare benefici e opportunità di migliorare a tutti la qualità della vita, senza nessuna distinzione. Riguardo al secondo punto, vi sono state e vi saranno delle critiche in ordine alla scelta dell'amministrazione di aver eliminato dal contratto la cubatura, pari a 3.400 metri cubi circa,
da cedere con l'housing sociale in cambio della monetizzazione sopracitata. In ordine a tali scelte è importante ricondurre l'azione amministrativa al principio di coniugare il desiderabile al realizzabile. Inoltre mi sento di dichiarare quanto sia necessario per la cittadinanza di San Benedetto vedersi sviluppare un piano di housing sociale generale per dare l'opportunità a chi ne ha bisogno di poter usufruire di abitazioni, fermo restando che la stessa Costituzione riconosce sì a tutti i cittadini la soddisfazione del bisogno abitativo primario, ma è anche vero che nelle scelte strategiche di un'amministrazione l'alternativa della monetizzazione è prevista e valutabile. Il favor costituzionale verso la proprietà dell'abitazione è anche valutato al riconoscimento di una migliore organizzazione del servizio e degli spazi pubblici, utile a una maggiore integrazione di vita cittadina. L'opportunità di rivedere l'intero quadro urbanistico della città attraverso un nuovo PRG è stata da me espressa più volte in varie sedi, proprio per sottolineare quanto sia decisivo e utile. San Benedetto ha bisogno non solo di un piano di housing sociale generale, ma altrettanto di infrastrutture, aumentando degli spazi verdi, riqualificazione di piazze, riqualificazione delle aree storiche, ciò in linea con una visione generale di città e di volontà di affrontare i problemi della stessa. Arroccarsi alla mancata opportunità, seppur giusta, di avere cubatura utile all'housing sociale fa perdere di vista il concetto generale di città. A mio avviso la sfida vera sarà quella di indirizzare nel migliore dei modi e nelle soluzioni più giuste in ordine alla realizzazione di opere pubbliche la somma 3 milioni di euro circa, in quanto attraverso interventi mirati in primis a stanziamenti finalizzati all'housing sociale e in seguito riqualificazione di aree strategiche permetterà un restyling seppur minimo generale che forse farà prendere definitivamente atto alla politica tutta di quanto improrogabile sia affrontare una nuova stagione di pianificazione urbanistica generale per proiettare la città verso il futuro. Il mio voto favorevole è oggi un prendere atto della scelta di riqualificazione nell'immediato di una zona di San Benedetto, qui parliamo della Sentina, ma è soprattutto una dichiarazione di quanto sarò impegnato e severo nel giudicare l'opportunità e la lungimiranza di utilizzare la somma monetizzata per le scelte future urbanistiche innovative e utili per la città. Grazie. Grazie consigliere Marzonetti. Prego consigliere De Vecchis. Ringrazio il consigliere Marzonetti perché, seppur denotando una certa confusione, poi spiegherò il perché, però perché ha fatto capire che parliamo di una delibera di urbanistica, perché fino adesso la gente pensava o una delibera del bilancio, o una delibera dei servizi sociali, o nei servizi dell'ambiente, la bonifica. No, perché? No, questa è una delibera urbanistica, è una variante di piano regolatore, cioè un cambio di destinazione, quindi tutto il contrario di un piano regolatore e tutto il contrario della programmazione, proprio l'esatto contrario. Questa era una cosa che era nata, poi io l'avevo già previsto quando è nata, no? Con la scusa, perché voi capite, no? Che il concetto di vendere il territorio per fare soldi è una cosa scandalosa, eh? È una cosa scandalosa, no? E noi qui stiamo nella città che ha la più alta densità di popolazione delle Marche. Ci mancano 2 milioni di metri quadri di standard. Siamo una città turistica e pensiamo alla qualità della vita, no? E nonostante tutto, per le case popolari qualcuno ha detto vale la pena vendere il territorio per le case popolari perché il diritto alla casa ce lo devono avere tutti. Quindi una variante, no? Che di solito
No, non si fa, perché non si vende il territorio. In una città come questa, il territorio, qua non stiamo a Reggio Emilia, no? Che si fa la zona di espansione perché abbiamo chilometri quadrati, no, e si fanno le case. In una città come questa il territorio è la merce più rara che esiste, no? Ed è, dovrebbe essere curata l'urbanistica, considerato che il futuro di questa città è quello turistico, no? Dovrebbe essere la prima materia da curare. Ma come avete visto in una delibera di questo tipo, l'assessore all'urbanistica non ha parlato di urbanistica, ma ha parlato, no, di questi concetti elementari che ci dovrebbero stare dietro. Ha parlato del fatto che gli servono i soldi, ma i soldi, mi dispiace, io non convengo col vostro giudizio, dici i soldi non ci stanno, non ci stanno. Cioè, se questo è un comune che avesse messo in atto tutta una serie di misure, no, per andare ad economizzare, ma questo è un comune che, cioè, pare che Piceno Ambiente non è controllo pubblico, quindi là gli diamo 10 milioni, manca controlliamo. Ma che stiamo a scherzare? No? Sto bisogno di soldi? E quale azione hanno fatto di revisione, di recupero, di, tranne questo lavoro meritorio dell'ufficio su, per recuperare le tasse non pagate, che dovrebbe essere routine in realtà, no? Cioè, no, qui si è arrivati, no, con questa delibera che leva tutto il fine, che aveva giustificato quel Consiglio Comunale, a cui io votai contro. Questa delibera io votai contro perché ero contrario da un punto di vista urbanistico, in linea generale, no? Ma ero sicuro che avrebbero fatto il piano cassa, e voi, siccome siete il Gaspari Terre, fate la stessa cosa, sia politicamente, no, sia per incapacità amministrativa. Vendete il territorio, state vendendo il territorio per soldi, e poi voglio vedere, se andate in via Calatafimi e gli dite che gli levate l'ecomostro, no? Sono contenti i cittadini e non voglio nessuna opera pubblica. Giù gli avete dato pure una zichetta, vi facciamo le opere pubbliche. Ma mica si opera così, si è sindaco di tutta la città, prima bisognerebbe guardare i principi generali, no? E qui si capisce che dell'housing sociale, ma soprattutto delle case popolari, a voi non ve ne frega niente. Ma la cosa si capisce? Di fronte a una situazione di questo tipo, no? La palazzina in più non ci esce perché, sa, siamo così ignoranti che non sappiamo quali sono le distanze dei confini, perché qui c'è anche da pensare, no? Perché la distanza da un fosso, penso che per chi fa un progetto, penso che sia tra le prime cose che si impara, no? Come la distanza dai confini. Vabbè, quando è stato presentato il progetto nessuno ci ha pensato, ci ha dovuto dire la provincia che c'entrava una palazzina in più, no? Perfetto, è uscito questo problema, ma stante la natura, se uno voleva mantenere lo spirito di quella delibera e gli accordi iniziali, quant'è, dico numeri sbagliati ma per far capire, no? 100 appartamenti, 25 ne davi al comune, mo ne fai 75, ne dai 18 al comune. E il resto lo monetizzi. No, noi prendiamo i soldi, 3 milioni di euro, e poi ci giustifichiamo, no? Ma noi siamo bravi perché poi ci facciamo con 1 milione di euro pure l'housing sociale, no? Quindi non lo so, lo facciamo in maniera diffusa. Quindi andate a comprare gli appartamenti o usati da ristrutturare, e con 1 milione di euro quanti ce ne fate di residenze? Se mai verranno acquistate? 4? 3? Quindi, come diceva poi il consigliere, bisognerà vedere se questi soldi si incassano e quante volte li dirotterete altrove, no? Perché cioè, l'housing sociale, non ci avete un progetto, non ci avete niente, no? Quindi è evidente che c'è una semplice mancanza di volontà, e qui il risultato è che vendete il territorio per soldi. Fate una cosa che proprio, no? Ma non la fate, fate con la scusa, no, perché riqualifichiamo il quartiere. Ma che riqualifichiamo il quartiere? Cioè, sai quanti quartieri devono essere riqualificati? No, vendete il territorio, che in questa città è la merce più rara, senza fare una valutazione, perché lì adesso ci verranno quanti appartamenti? 75? 70? E il carico urbanistico? E la gente che va lì? E il traffico? E certo, e questo non conta, no? Vendiamo, qual è il problema? Cioè, abbiamo bisogno di soldi? Vendete il territorio, no?
Cioè, questa delibera è preoccupante, perché è un'amministrazione che rispetto al precedente non si discosta, e addirittura rispetto all'unico discorso meritorio che erano le case popolari a un fine per aiutare, no, i meno abbienti, quelli che hanno difficoltà, sgombrano quello e ci fanno gli investimentini spot. Perché poi che voi credete che ci fanno? Per la campagna elettorale? No, perché non si devono fare rivotare. E quindi Piazza Montebello l'abbiamo promessa da 10 anni, una trettecatella, perché con 500.000 euro a Piazza Montebello gli rifà il pavimento. 500.000 euro, sotto servizio il pavimento, finito. No, però intanto è la Madonna. L'assessore assente è 4 anni che campa con le sbarre sul Paese Alto, che pare diventato, non lo so, forse ci faranno l'aeroporto dopo che ci hanno messo le sbarre. Perché? No, perché l'errore è che ci hanno messo le sbarre nell'aeroporto, che pare che non va bene, non lo so. Però, guardi, io su questo ci credo, sono convinto che lei, assessore, prima che finisce il mandato, le sbarre, no, al Paese Alto le vede. E noi non lo so, perché dopo, una volta che ci sta le sbarre, non ci possiamo passare più con la macchina, perché io ci passo sempre con la macchina, no? Ma dove sta l'interesse pubblico a cedere il territorio, sindaco? Tu non hai parlato di urbanistica, sei l'assessore urbanistica, evidentemente di urbanistica non ci capisci niente, perché tu avresti dovuto dire, fare una premessa, no? E dire la situazione della città, per quale motivo urbanizzi ancora e carichi ancora, no? Perché questo ci fa bene, il maggior traffico, il maggior smog, la maggiore quantità di... aiutano il turismo? Aiutano il turismo? O pensi che noi continuiamo a vivere di pesca? Nessuna considerazione di questo tipo. Ci serve soldi, non siamo capaci di reperirli in altro modo, perché l'abbiamo detto prima, non siamo competenti come giunta, cioè come facciamo a trovare i soldi? E come fate voi? Vi vendete i beni a scuola via Cursi, il territorio è giù, è la prossima variante di là, varianti puntuali al piano regolatore, tutto il contrario di un piano regolatore, di una visione, della programmazione di una città. Sta città è allo sbando, non è che naviga a vista, peggio, viene tirata di qua e di là a secondo degli interessi, no, elettorali o di altro tipo, perché non si capisce, non c'è un regista, non c'è un capo dell'amministrazione, no? Andiamo avanti, servono i soldi, dobbiamo fare la cosetta, perché sennò qua ci dice che non abbiamo fatto niente. Vendiamo il territorio, tanto che ci frega a noi. Mica siamo turisti noi. Grazie, consigliere De Vecchis. Prego, presidente. Altri interventi? Se non ci sono interventi, prego, consigliere Balloni. Grazie, presidente. Tutto per il sociale, nulla per il quartiere, nulla per la città. È sbagliato pensare che noi non abbiamo riflettuto su questo, perché le battute le possiamo prendere, in realtà l'amministrazione ovviamente ha ragionato, ha anche sofferto nel fare questa scelta. Però noi qui abbiamo sempre messo da parte in questa discussione il proprietario dell'immobile. Lì non c'è un'area, c'è un immobile e 3.000 metri quadrati di amianto. Ora, non è che siamo in Russia e diciamo a Massi, proprietario, vieni qui, fai quelli che diciamo noi. Siamo in una società democratica, sociale e liberale, ed è chiaro che bisogna andare incontro alle trattative e alle esigenze. Ora, se noi avessimo fatto, poi anche un altro discorso, scusate, ma non è che qui ci sono 3 milioni che erano su una palazzina, ovviamente questo è un contingente che viene estrapolato da un algoritmo, ma sappiamo bene che la realizzazione non era equivalente a questo, questa è una quantificazione che viene fatta all'Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui il progetto del 2012 è stato inevitabilmente modificato per ciò che ha introdotto la provincia, tra l'altro il progetto non l'abbiamo fatto noi nel 2012, è chiaro che bisogna rimettere un tavolo e verificare. E poi sento un'altra incongruenza, scusatemi, parliamo del sociale,
a cui noi teniamo, ma non è che possiamo, purtroppo non possiamo come amministrazione mettere da parte tutto il resto, perché lui parla di sociale, parla dei cittadini. Ma questi cittadini chi sono? Sono solo quelli che hanno problemi, oppure sono quelli che vivono in altre realtà, che vivono al centro, che vogliono la piazza Montebello Nuova, che vogliono il bagno, che vogliono una viabilità diversa, che vogliono le pinete accurate, gli operatori turistici che vogliono la città migliori, che sia più bella, o no. Noi abbiamo ragionato che l'amministrazione non è un sindacato, non è un rappresentante di una corporazione, non è rappresentante di un'associazione. L'amministrazione guarda tutta la città. Noi cerchiamo di fare quartieri migliori in una città migliore. Non possiamo fare quindi tutto. È chiaro che è una scelta sofferta. Voi semplificate perché il vostro ruolo è di semplificare le scelte che fa l'amministrazione. In realtà abbiamo sofferto, abbiamo ragionato, abbiamo fatto incontri. Il sindaco, io penso che noi abbiamo un sindaco degli incontri, si può dire tutto, il sindaco Massimo Piondi piuttosto che non incontri, incontra gli imprenditori, incontra le associazioni, incontra i presidenti di quartiere. Da questa congerie di situazioni emerge una scelta, non è che emerge una soluzione che possa andare bene per tutti, emerge una scelta. Ora parlare appunto del quartiere, però qualche collega dice che bisognava dare tutto al sociale, quindi non dava niente al quartiere. E allora avreste detto, però il quartiere è da anni che il quartiere vuole delle esigenze. Però città turistica, ma io dico perché forse riqualificare Piazza Ancona, riqualificare le zone del calciatore vicino alla Sentina, una riserva naturale, riqualificare il Ballarin vicino al porto, riqualificare Piazza Montebello, riqualificare le prime centrali, non è un passaggio, un atto che facciamo anche verso l'accoglienza turistica di questa città? Io credo di sì. Tra l'altro voglio anche aggiungere che la battuta che è molto simpatica, questo è un progetto cassa, non è una battuta. Signori, non siamo amministratori così ingenui da non sapere che nel momento in cui lo Stato toglie fondi diretti ai comuni, intende e crea norme dove poter attingere a dei finanziamenti. Ma non è che noi possiamo fare ciò che dite voi senza soldi, ma non senza soldi perché la colpa non stiamo a dire chi non c'era prima, c'era dopo. È chiaro che per fare occorre avere delle liquidità. Se non ci sono, lo Stato dice, non state sempre a piangere, organizzatevi con le norme. È chiaro che l'imprenditore utilizza e ci sottopone varianti o quant'altro, ma signori, ma questa è la responsabilità dell'amministrazione. Ma pensate che forse invece del progetto cassa noi avremmo potuto utilizzare 3 milioni di euro, averli recepiti in un'altra maniera? Noi non dite mai, avreste dovuto, dove, come, quando, perché? Adesso è uscito fuori che siccome fra un anno e mezzo si vota non possiamo fare più niente, non abbiamo fatto niente, ok, ma neanche possiamo farlo più, perché se lo facciamo è perché bisogna andare a votare. Quindi adesso per coerenza dobbiamo lasciare tutto com'è e diremo quando rivinciamo lo faremo, però per adesso per correttezza, per evitare che poi durante la campagna elettorale l'opposizione dica che abbiamo fatto qualcosa per poter rivincere, e noi non siamo così ingenui oppure così vogliamo argomentare queste situazioni, vogliamo imbrogliare la cittadinanza. Stiamo facendo e facciamo ciò che riusciamo a fare, possiamo fare di più? Dai, queste sono le solite cose, insomma, per carità, sicuramente. Io credo che con questa posizione in realtà, considerando anche che poi è in previsione in realtà altre zone in cui verrà fatto l'housing, non è che tutto finisce con questa situazione con l'ex Remer, per cui le parole così di esagerate, di critica, di vergogna, di sconforto, mi lasciano veramente perplesso in questo caso, perché ho la sensazione che qui sia stato un evidente, chiaro e forte senso di strumentale opposizione e critica. Io avrei sicuramente, se fosse dalla vostra parte, fatto delle osservazioni, perché è chiaro che la posta che viene inserita poteva essere modificata, per carità. Ci abbiamo pensato, abbiamo riflettuto, abbiamo cambiato, abbiamo modificato e abbiamo ritenuto, ovviamente siamo noi che siamo al governo di questa città, che la soluzione migliore per la città, non per una parte, per un pezzetto, per qualcun altro, per Tiso, Gaia e Sempronio, fosse quella che ritenevamo più opportuna, sentendo le varie richieste, le varie frutto degli incontri che abbiamo fatto, di una visione che abbiamo. Che la visione e la monetizzazione non sia condivisibile, ma per carità, ma chi è che si mette a disquisire o dire, sentito qui,
ci sono questi geni malcelati, questi geni incapaci, ma perché? Perché dire questo? Si dice semplicemente noi avremmo fatto diversamente. Ora io, e qui mi piacerebbe fare una scommessa, avrei proprio voluto vedere se questi 3 milioni che entrano, che subentrano, che verranno poi quantificati, ratezzati, ma indubbiamente, ma qual è il problema? Dov'è che voi vedete qualche altra situazione di questo tipo in cui in realtà tutto può essere fatto e subito? Non ce n'è, quindi se aveste fatto scelte diverse. Per noi riteniamo che sia una scelta invece opportuna, ripeto, sofferta nelle quantificazioni, perché avremmo voluto utilizzare tanti altri aspetti, avremmo avuto e avremo probabilmente altre situazioni per cui potremmo attingere e andare a risolvere altri aspetti, altre problematiche. Come avete visto, qui del lungomare non si parla, qualcuno paventava che noi vendiamo cosa? Poi non è roba nostra, è del privato, quindi per fare il lungomare non c'è, abbiamo fatto un mutuo per quello. Ritengo veramente che in questo caso l'opposizione abbia un pochino, forse ancora sulla scia dell'energia che c'è stata su qualche precedente punto, e quindi bisogna per forza calcare la mano inevitabilmente, inesorabilmente. Non c'è fiducia su una cosa, non c'è fiducia mai, noi faremo, ma io veramente invece ho seguito un po' questa situazione, trovo veramente che sia stata fatta un'ottima operazione. Certamente avremmo voluto fare, forse ripeto, anche di più, ma credo che ad oggi anche il milione che adesso dire noi abbiamo un milione però non ci dite dove lo mettete, accidenti, se non avevamo il milione però non avevamo un milione, lo metteremo, lo faremo, faremo ancora un incontro ulteriore su questo, credo che ci sarà la massima trasparenza, per cui credo che noi oggi si debba essere soddisfatti di questa operazione. Grazie. Grazie consigliere Balloni. Se non ci sono altri interventi, passo la parola al sindaco per la replica. Grazie presidente, grazie a Gianni Balloni, non per l'intervento che ha fatto, ma per l'impegno che ha messo per redigere questa delibera. Quindi grazie anche al settore urbanistica, del quale il sindaco e l'amministrazione è fiera. Io non ho ingegneri, architetti, quindi chi dice che non siamo esperti urbanistici dice il vero. Non c'è neanche un geometra. Invece ho il sacro terrore di quelli che ritengono di essere tuttologi, di capire tutto e di dare gli indirizzi tecnici ai settori. Io il primo consiglio comunale fui chiaro, separazione netta tra l'indirizzo politico e l'atto gestionale, che attiene ai settori, che se ne prendono le responsabilità, così come il sindaco, la giunta, la maggioranza si prende la responsabilità di governare e di portare in consiglio comunale degli atti. Questo è un atto e c'è stata una discussione. Quindi ho ringraziato il mio incaricato Balloni, non soltanto per il lavoro che ha fatto, ma anche perché ha fatto delle considerazioni. È chiaro che quando si parla di sociale si cerca di toccare delle corde che sono care a tutti. Poi dopo l'amministrazione, è stato detto da qualcuno, parlano con gli atti. E cosa è stato mai fatto in quell'area in tutti questi anni, Gaspari Terni? Quale Gaspari Terni? Questo è più di uno e da quello che ho sentito qui, l'avete detto voi, chissà se sarà solo uno, ma merito anche vostro. L'atto parla di urbanistica sicuramente, ma parla di un'area da riqualificare, parla di una situazione che ha visto un'azienda, una ditta di questa città, chiedere la monetizzazione. Questa amministrazione si è collegata per i criteri a una delibera del 2012 che ha monetizzato, dove in questa amministrazione c'era qualcuno che oggi cerca di dare buoni consigli perché non può più dare cattivi esempi. Sì, ma chi ha appoggiato in campagna elettorale il mio antagonista
che io rispetto e ritengo che sia stato anche un buon sindaco, Paolo Perazzoli, l'ideatore dei Proust, chi sta difendendo chi prima di me ha cercato di portare in consiglio comunale la maxi variante, oggi dipinge questa amministrazione come un'amministrazione di cementificatori. Ma dove vivete? Diceva bene Balloni. Dice, ma riqualificare una piazza o una pineta, lui diceva, non è un atto che va verso una riqualificazione di una città che vive di turismo. Io dico, ma riqualificare una piazza e farci un punto d'incontro, così come le pinete, non è un atto sociale dove si possono incontrare i cittadini, gli anziani, dove nelle pinete si possono portare i bambini senza il rischio di farsi male? E allora, cari signori, primavera, quando venite punti nelle vostre incoerenze, questa è la reazione. Voi siete i democratici. Qui, consigliere Curzi, praticamente riguarda, lasciamo terminare il sindaco. Riguarda la palazzina. Questa è la palazzina dove sono stati dati i numeri all'otto. Siamo partiti da 10 fino ad arrivare a 30/35 appartamenti. Allora, io non sono esperto di urbanistica. Cosa fa il non è... Ah, presidente, per cortesia. Consigliere Corsi. L'imbarazzo di una persona che deve giustificare un intervento veramente squallido. Consigliere Curzi, Curzi, come tanti altri, dovete sapere, forse sono tanti, troppi gli anni, sono 22 anni che io sto qua, quindi le cose le conosco, ci conosciamo, vi conosco. Quando dovete fare degli interventi cercate di calibrarli in senso coerente, perché se poi si esagera è chiaro che c'è il sindaco che c'è. Un giorno che si sta zitto, un giorno che decide invece di dire le cose come sta. Questo fa male. Se non siete abituati, cercate di abituarvi a questa condizione. Io credo che sia arrivato il tempo che il consigliere Curzio o qualcun altro stia zitto e stia a sentire quello che io ho da dire o da rispondere, altrimenti non si può pretendere di sentire le risposte se non si fa parlare l'interlocutore. Dicevo, non sono un esperto di urbanistica, quindi mi sono informato. E allora, 3.408 metri cubi possono prevedere 11 appartamenti, va bene? Quando in commissione abbiamo parlato, e non ho visto tutto questo show perché non c'era il pubblico... Consigliere Curzi, dai. Io ho detto, Curzi, ho cercato, per cortesia. Insomma, io capisco, consigliere Curzi non si aspettava che veniva pizzicato, quindi mo ci ha detto che state pizzicato, l'altra volta staccio attento. Allora, dicevo, se riesco a finire, 11 appartamenti, 3.408 metri cubi equivalgono a 11 appartamenti. Un milione per l'aus sociale. Consigliere De Vecchis. Ma non si può. Consigliere De Vecchis. Bisogna far terminare l'intervento al sindaco. Avete la dichiarazione di voto per contestare quello che avete fatto. Avete speso 3 ore di tempo per offendere, per cosa, per levarvi cose, per sapere chi va alle regionali, chi vincerà la campagna elettorale del 2021. Questo vi interessa, ma io non cado. Io ho portato una delibera e quella voglio discutere. Quindi, urbanisticamente parlando, se posso, 11 appartamenti, 1 milione destinato all'housing sociale, vuol dire, e l'ho detto, che
Se poi dopo volete partecipare, non demagogicamente, siete benvenuti, altrimenti chi amministra si prende le responsabilità. E allora sì che dopo si fa riferimento alle campagne elettorali, poi saranno i cittadini. Consigliere De Vecchis. Ma siete ridicoli, siete ridicoli, ma mi fate tenerezza, veramente. Se dovessi riscegliermi la minoranza alla prossima amministrazione, io scelgo voi. Ma veramente? Ma io vi scelgo, ma vi voto. Oh, con il milione, se volete partecipare, si possono fare tante cose. E diceva prima qualcuno, anche correttamente, avete individuato, avete fatto, noi siamo l'amministrazione che prima facciamo e poi diciamo. Proprio il contrario di quello che cercate di far immaginare voi, ma la città ci conosce, quindi abbiamo le idee chiare, le vorremmo e lo condivideremo con voi, se vorrete, vabbè ragazzi, allora, ragazzi, questo ci avete voi, ognuno fa vedere quello che c'ha, io sto cercando di portare un ragionamento in Consiglio Comunale. Voi state cercando di fare il solito film visto e stravisto. Qui io mi ricordo quando sono venuto per la prima volta in questo Consiglio Comunale, eravamo un gruppo consigliare di Alleanza Nazionale, io lo stesso De Vecchis, Cava e Vignoli. Ogni volta che noi prendevamo la parola, questo emiciclo era pieno, non parlava nessuno e stava a sentire. Dopodiché abbiamo vinto le elezioni. Ci sarà un motivo se in questo consesso ormai non viene più. Siete noiosi, state ai patti, rispettate le regole, siete quelli che state a guardare il pelo e poi dopo in consiglio. Sorridendo il caro Alessandrini, ma che è una persona. Cioè, sì, va bene le case popolari, ma al quartiere di San Filippo Neri. Questo è il punto, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia questa situazione. Ci dispiace, Balloni, ci hai fatto commuovere, abbiamo fatto con sofferenza questa delibera, ci viene da piangere, con dolore, un coccodrillo si commuove davanti a te. Però dico, noi questa è la questione, perché è stato detto anche che non vogliamo creare un ghetto, ma signori, 12 appartamenti sono un ghetto? Il ghetto sono quelli che sono stati fatti negli anni 70, negli anni 60, quelli sono, l'agraria è stata in qualche modo iniziata e pensata come un ghetto, 12 appartamenti era una cosa, anzi, era un aiuto a un'integrazione, scusami Presidente, eh? Sì, lo so. No, come è stata pensata quella cosa lì? Io questo voglio dire. Io ho avuto amici di Napoli, amici dello Zen, che sono venuti e dicevano: ma questo sarebbero questi sarebbe il Bronx? Ma tu non ci sei stato mai nel Bronx. Gente che veniva con me a fare missioni popolari contro la tossicodipendenza. Quindi, cioè, non parliamo di cose. Noi abbiamo la puzza sotto il naso, collega Balloni. Per cui, insomma, e avete un sacco di consenso. Questa decisione nel quartiere vi creerà tantissimo consenso. E giustamente il sindaco raccoglie il consenso, perché comunque avete tolto un po' un inciampo a una cosa un po' sconveniente a un ambiente. Invece, un'amministrazione che sa prendersi delle responsabilità poteva con questo atto qui aiutare a un'integrazione, aiutare a veramente a creare una riqualificazione dell'area e un aiuto concreto a delle persone bisognose. Un'ultima cosa, perché qui pure non si può dire sempre tutto il contrario di tutto, collega Marzonetti, lei invoca un piano regolatore, il sindaco dice noi il piano regolatore non lo faremo mai, delle due l'una, quindi lei vota una, ha dichiarato di votare una delibera che è esattamente contraria all'indirizzo che giustamente lei. Grazie consigliere Pellei. Consigliere De Vecchis. Mi sollecita. No. Come non parla, siccome non interviene più nessuno, gli do il via. Comunque il discorso è semplice, non basta essere commerciali, non serve essere commercialisti, no? Se 12 appartamenti
no? Sono stati monetizzati in poco più di 3 milioni di euro, significa che a costo di costruzione un appartamento a costo di costruzione costa circa 250.000 euro, quindi col 1 milione di euro, se li comprassimo a costo di costruzione, ce ne uscirebbero 4. Siccome noi non è che facciamo i costruttori e compriamo sul mercato, non so se ce ne usciranno 3 di appartamenti, questo per dire 12, 3. Allora dico io, qual era il problema a dire 100 appartamenti, il rapporto se ne fanno di meno, facciamo un po' di meno anche di case, no? Diciamo di abitazioni popolari, e guarda caso invece di metterle in un'unica polizzina, proprio per quel discorso di renderle meno visibili, le facciamo diffuse nelle 4 palazzine che rimangono, non si vedeva nemmeno che erano alloggi popolari. E no, e poi per tornare al sindaco, che forse non ricorda nemmeno il suo programma, che dice: occorre procedere a un generale riordino tramite un piano urbanistico comunale, redatto attraverso risorse interne, che valorizzi il territorio cittadino, fornisca possibilità di sviluppo. Addirittura più avanti parla anche attraverso forme di concertazioni con i comuni limitrofi in un contesto di pianificazione intercomunale. Quindi diciamo che il programma è virtuoso, Piarra, del piano regolatore comunale e anche di quello intercomunale per una ordinata sviluppo del territorio. Poi dopo non fate niente, l'hai detto tu che il piano regolatore non lo fai, i francobolli, le varianti, i sordi. E l'housing è una sorpresa, e vedremo che fantastica sorpresa. È una sorpresa che vale 1 milione di euro, quando che sorpresa ci vorrà sta? Non è che può valere di più, no? Anzi, già ci abbiamo rimesso che noi, non facendo i costruttori, prendiamo i soldi e non compriamo più a costo di costruzione, come è stata fatta la perizia dell'Agenzia delle Entrate sulla valorizzazione degli immobili. Quindi già su quel 1 milione di euro ci rimettiamo tutto il costo di costruzione, tutto il costo di costruzione, tutto l'utile, tutto il margine, no? Ce lo rimettiamo, perché non si cobra a costo di costruzione, no? Quindi questo è evidente. Quindi io vi dico questo, no? Se lo dedicate all'housing sociale quel 1 milione di euro, attenzione, fate in modo che non pagate di più al metro di quello che vi veniva, perché se no c'è il danno in areale, c'è tutto. Non lo so. Comunque, il voto è chiaramente contrario a questa delibera. Grazie consigliere De Vecchis. Prego consigliere Marzonetti. Le ricordo in difformità col suo capogruppo. L'ho già detto prima, io volevo solamente rispondere un attimo al consigliere Pellè, al collega Pellè. Lui ha detto che noi votiamo questa delibera perché comunque sia votiamo solamente per il consenso, perché nel quartiere agraria sicuramente avremo consenso. Io non ci sto sinceramente. Io penso che qui si fa opposizione a prescindere, quella che non mi piaceva quando stavo nel partito, e per cui non rinvio al mittente le accuse. Grazie. Grazie consigliere Marzonetti. Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Balloni. Grazie presidente. Beh, insomma, sì. Prendere del Machiavelli non è che sia proprio offensivo, anche perché è opportuno che quando si fanno citazioni si sappia anche bene il contenuto, perché dire che il fine giustifica i mezzi, tu sai bene Machiavelli non l'ha mai detto e mai scritto, è stata un'interpretazione ben successiva. Se leggi bene e approfondiamo Machiavelli, sai che i consigli che lui dava al principe, un sistema rinascimentale, non era quello democratico di oggi, è per il bene della città. La città è fatta dai cittadini, professionisti, imprenditori, operai, disoccupati, persone che hanno problemi sociali. Quindi in realtà Giorgio, se sono i cugini adesso è aspetto irrilevante in questo contesto. Quindi ti voglio dire, è chiaro che in realtà c'è un pragmatismo di gestione, perché se adesso siamo arrivati a dire che forse con il volume minore le palazzine non erano 32, 35, 12 ma 8, noi con 1 milione di euro abbiamo conteggiato esattamente che possiamo ricavarci 8 appartamenti, e in più abbiamo l'housing a Colle della Maddalena, che è previsto una zona completamente da sociale, quindi vuol dire non è vero. Poi
per lei, che mi ironizzo il fatto del piangere, che io non ho detto, e credo il rispetto su questo, perché l'amministrazione con i propri limiti su queste tematiche, sul sociale, ci sta, abbiamo fatto tanti incontri e soffriamo per questo. Poi mi dici dobbiamo pensare solo a questo, è una scelta che tu farai quando andrai al governo e sarai sindaco. Noi abbiamo deciso di accontentare anche qualcun altro, altri cittadini che vengono da noi, perché ne parlano tutti alla collega Falco, alcuni vengono anche da noi, uno, due, a me me ne capita due, che siano meglio di altre cose. Se poi vogliamo sistemare l'agraria e dobbiamo dare 3 milioni di euro tutto al sociale lì, non so dove andiamo a sistemare. Quindi è evidente che sono delle scelte, le scelte richiedono ovviamente critiche, contestazioni e quant'altro, ma vanno rispettate per quello che è, perché se non avessimo preso 1 milione per il sociale e non avessimo il piano con le Maddalena per il sociale, c'è un'altra piccola variante che sta nascendo in zona Vilponeri con affitti agevolati, avreste potuto dire qualcosa. Quindi se facciamo un discorso di percentuali, quando costa il metro quadrato, quando costa il commercialista, costa anche quando gli accordi che riusciremo a fare, situazioni che riusciremo a prendere, di che stiamo parlando? Quindi se pensavate che fosse opportuno di più, è una vostra dichiarazione di cui io prendo atto e dico però noi abbiamo fatto un ragionamento di altro tipo, punto. Voteremo, Fratelli d'Italia vota favorevolmente. Grazie consigliere Balloni, prego consigliere Di Francesco. Il nostro voto sarà contrario e il punto politico, per ritornare un po' anche all'invito che faceva il sindaco, no? Il confronto politico, ecco, io ogni consiglio comunale cerco sempre di stimolare la discussione in un piano di contrapposizione ma sempre costruttiva, perché poi ognuno fa le scelte amministrative, chi ha amministrato lo sa, perché non è che siamo alla prima esperienza, e quindi l'amministrazione fa delle scelte, si assume le responsabilità, poi sarà la città a giudicare le scelte fatte. Io motivo il voto contrario sul piano politico perché parto da un punto, che è quello dell'emergenza abitativa. Questo è un progetto che va a snaturare quella che era la vocazione. Scusi consigliere Francesco, scusate per cortesia se abbassate il tono, grazie. Che va a snaturare l'originale vocazione sociale dell'intervento. Noi avremmo auspicato che questo progetto fosse solamente destinato per l'edilizia popolare, e così non è stato, le scelte sono state diverse. Ritengo che su quegli interventi, che sono interventi importanti, perché parliamo di riqualificazioni anche che servono alla città, io sono dell'avviso, questo lo dissi anche in precedenti consigli comunali, che si potrebbero trovare diversi strumenti di finanziamento, e quindi partendo dall'emergenza abitativa, che comunque è un punto che penso sia condivisibile da tutti, perché non è che il problema nasce oggi, il problema affonda le sue radici diciamo da molti anni. Avremmo preferito politicamente che la scelta fosse andata nella direzione di realizzare edilizia popolare. Quindi ecco, la nostra contrarietà sta in una scelta che non condividiamo, e l'auspicio è che, visto che questa sarà la decisione dell'amministrazione, il 1 milione di euro destinato all'housing sociale, che si faccia un piano dettagliato rispetto poi a quello che deve essere realizzato. Ecco, questa è la nostra posizione, la nostra contrarietà sul piano politico rispetto a questa scelta. Grazie consigliere Di Francesco. Procediamo alla messa in votazione della delibera al punto numero 7. Consigliere Chiodi. Con
15 voti favorevoli, 8 contrari, l'Assemblea approva. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Consigliere Chiodi, no, consigliere Ballatore. Con 15 voti favorevoli e 8 contrari si approva l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 8. Modifica del regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale. Prego, signor Sindaco, per l'illustrazione della delibera. Grazie Presidente, anche questo punto è andato in commissione giovedì. C'è la necessità di un adeguamento alle normative europee riguardando la privacy, quella del 2016, e un adeguamento al decreto sicurezza del 2017. Ecco il perché oggi veniamo in Consiglio Comunale dopo essere passati in commissione per queste modifiche. In accordo quindi con la Prefettura, con la condivisione delle forze di polizia, accordi di condivisi, insomma, sapete che a San Benedetto c'è un progetto capillare per quanto riguarda la videosorveglianza e quindi vogliamo renderlo il più efficace possibile. Il 29 di questo mese ci sarà un incontro per firmare il protocollo d'intesa, protocollo di vicinato, controllo di vicinato, insieme ai comuni di Carottammare e di Cupra che abbiamo voluto coinvolgere. Quindi qui mi è d'obbligo ringraziare sia la nostra Polizia Municipale, sia soprattutto Occhio Amico, che da sempre porta avanti la problematica cercando di dare una risposta e soprattutto di dare il loro contributo a questa necessità, che questa amministrazione nei fatti ha recepito in pieno. Vi ricordo che avevamo trovato in bilancio nella voce sicurezza 29.000 euro, abbiamo investito quasi 1 milione. Quindi noi abbiamo approfittato anche dietro gli indirizzi che ci hanno dato alla Polizia Municipale e sempre in collaborazione con le forze dell'ordine, il Prefetto e il Questore, la possibilità di mettere anche, diciamo, situazioni in questo regolamento, di inserire delle situazioni che vanno a fare un documento e a dare delle possibilità di maggiore sicurezza. Quindi la possibilità di implementare le telecamere di privati a spese loro nel nostro progetto di videosorveglianza, l'obbligo di sistemi di videosorveglianza dei nuovi insediamenti, pagano loro, li gestiamo noi, per dire quello che abbiamo appena votato, sarà obbligato a mettere dei sistemi di videosorveglianza non soltanto nelle case che verranno costruite, ma anche lungo tutta la zona e la via, a spese loro, immagini che coinfluiranno nel nostro sistema e che regoleremo noi. Le fototrappole, la possibilità di mettere le fototrappole soprattutto per il conferimento errato dei rifiuti, la possibilità di body cam sia nelle auto della nostra Polizia Municipale ma anche nelle loro divise e la possibilità anche di usufruire di droni per andare ad accertare degli eventuali abusi edilizi oppure di intervenire per gli incidenti nelle zone impervie di, diciamo, difficile raggiungibilità. Insomma, l'avevamo spiegato bene in commissione e ritengo che possa essere un regolamento che regolamenta in modo ottimale, scusate il gioco di parole, quello che per noi è una era ed è e rimane una priorità, quella della sicurezza dei nostri cittadini.
Grazie signor Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego consigliere Capriotti. Grazie Presidente. Sindaco, finalmente ha scoperto la novità che c'è oggi rispetto a quando c'era il suo predecessore Giovanni Gaspari. Oggi possiamo fare tante cose in più sulla sicurezza, grazie a una norma che noi l'avevamo ricordato con la mozione sulla sicurezza che abbiamo presentato e poi rinviato in Commissione Sicurezza nel mese di dicembre. Questo per dirle che non è va benissimo tutto quello che noi oggi andiamo ad approvare col regolamento, però io quello che mi preme sottolineare è poi il raggiungimento degli obiettivi. Va bene le telecamere, va bene i bodyguard, ma ci sarebbe pure la possibilità di assumere più vigili urbani, ci sarebbe più la possibilità di rivedere certi orari di certe attività che chiudono la mattina alle 5, quando va bene. Tutto quello che succede dopo le 2, quando i vigili vanno a dormire, quando ci stanno. Allora, le cose da fare sono tantissime. L'importante però, e questo è quello che mi preme sottolineare, Sindaco, è l'obiettivo. L'obiettivo è che non è possibile le bande armate dopo le 2 che scorrazzano per la città e tutto il casino che fanno. Va bene, non dobbiamo pubblicizzarla questa questione, ma la stampa si è stancata di segnalarle gli orinatoi pubblici e tutto quello che accade. Quelle immagini che noi abbiamo visto sulla stampa di persone che facevano quelle che mi ricordo il collega Balloni, che faceva il collega Balloni anche lui quando era giovane, sono state riprese dalle telecamere. Le persone che facevano pipì per strada sono state riprese dalle telecamere. E allora che ci facciamo con queste immagini? Poi, ste benedette telecamere, che ci facciamo se noi poi non le stiamo a guardare? Dobbiamo aspettare che succeda il morto per avere il colpevole? Cioè, io penso che io la voterò questo regolamento, questa proposta. Penso che una città come San Benedetto meriti una politica di sicurezza più seria, che vada nei luoghi giusti a chiedere più forze dell'ordine, perché, le ripeto, quando parliamo del bacino d'utenza per l'ospedale, lo stesso vale per la sicurezza. 43 vigili rispetto a 170 sono pochi, ma chi glielo dice al questore? Chi glieli chiede al questore o al ministro degli interni, che adesso è cambiato, può darsi che adesso ci ascolta? Può darsi, perché il vecchio ministro degli interni non ci ha ascoltato mai. Allora, io dico, facciamo una cosa seria. Io vi chiedo serietà, no chiacchiere. Poi questo regolamento io glielo voto. Grazie. Grazie consigliere Capriotti. Prego consigliere Massimiani. Grazie Presidente. Credo che il mio intervento sia doveroso in quanto Presidente della Commissione di Sicurezza. Io credo che in questo civico consesso tutto possa essere preso come spirito di collaborazione quando parliamo di sicurezza, perché credo che la sicurezza non voglia sfidare nessuno, ma sia interesse di tutti. Come credo che San Benedetto del Tronto non sia, come spesso è stato volentieri ribadito, no? Anche in questo civico consesso, sia una città così fortemente insicura in cui regna sovrana l'anarchia. No, questo no, questo no, questo no. Lo dico a corredo di informazione che questa amministrazione ha voluto fortemente la figura del sindaco Piondi convocare spesso e volentieri prima volta nella sala antistante questo emiciclo, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, per far presente che a San Benedetto occorre avere una maggiore attenzione. Che poi sia poco? Sono d'accordo. Che poi si possa fare di meglio? Altrettanto d'accordo. Ma l'interesse di questa amministrazione, e qui voglio ringraziare anche per lo spirito collaborativo che il Vicepresidente Di Francesco comunque ha mostrato in più di un'occasione, in questa amministrazione si è battuta e continua a farlo per rendere questa città una città più sicura. Lo vediamo adesso e voglio fare un ringraziamento particolare non solo a tutte le forze di polizia, ma anche al nostro corpo dei vigili urbani, nella figura del comandante Goccia, per l'impegno che stanno approfondendo. È vero che questo è un passaggio dovuto, è un adeguamento a un decreto sicurezza che va fatto. Ma anche questo adeguamento che cosa va a dimostrare? Va a dimostrare che questa amministrazione presenta innumerevoli attenzioni su tutto il territorio in materia di sicurezza. Detto, fatto. Credo di parlare così e magari
mi scuso anche se mi accaloro da questo punto di vista, ma la sicurezza credo che sia il bene di tutti e credo che San Benedetto dal punto di vista della sicurezza sia una città, diciamo, sicura. Sicura. Ci sono altre città che forse sono relativamente sicure, tra virgolette, lo diciamo. Quindi ecco, colgo l'occasione per ringraziare e ribadire nuovamente che tutto questo interesse, si parla in questo adeguamento della possibilità di usufruire di telecamere private e quindi di entrare all'interno di un circuito che servono a controllare, diciamo, a maggior ragione tutto il territorio. Si parla di telecamere che questa amministrazione ha voluto installare sul territorio. Parliamo del centro in cui le telecamere sono attive, che comunque danno la possibilità di vedere, di osservare. Questo serve anche a tenere più sicuro, a controllare meglio un territorio, a cercare di ridurre quelle che possono essere infrazioni che si compiono, tutto quello che vogliamo. Questa amministrazione da questo punto di vista si sta battendo e cercherà di portare avanti questa battaglia in tutti i modi e in tutte le sedi opportune, come è stato fatto dal sindaco Piutti in capo, perché è il capo di questa amministrazione, in diverse occasioni. E come noi, ovviamente, io in qualità di Presidente della Commissione di Sicurezza, vado a ringraziare nuovamente il Corpo di Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine. E guardate, voglio dirvi anche una cosa, come Presidente della Commissione di Sicurezza sono stato sempre, credo, propositivo nell'ascoltare tutte le proposte, lo abbiamo fatto concretamente con il Sindaco Punti, abbiamo rimpinguato, diciamo, quello che è il fondo per l'installazione di nuove telecamere, si partirà ovviamente, si andrà avanti con tutto il progetto e la progettazione, questo affinché ci sia un interesse unico, comunitario di tutti, che è quello di avere una città più controllata, perché questo vogliamo, di avere una città più tranquilla, perché questo vogliamo, e perché comunque sappiamo che la sicurezza è un bene di tutti. Questa è la cosa che secondo me conta di più. Quindi, signor Sindaco, io come Presidente della Commissione di Sicurezza le ovviamente dico di andare avanti così e ovviamente di spingere ancora di più di quello che si è fatto fino adesso, perché è giusto farlo, è giusto per noi perché ci riguarda questo argomento da vicino, ma non è solo noi, riguarda tutti, anche tutti i cittadini che sono fuori da questo consesso, perché la sicurezza è, come ho detto prima, un bene di tutti che va garantito. Grazie. Grazie consigliere Massimiani. Prego, consigliere Di Francesco. Grazie Presidente. È di indubbia evidenza che il lavoro fatto in Commissione sia stato un lavoro che ha prodotto dei risultati, a mio avviso, positivi, quindi condivido le considerazioni che poco fa faceva il Presidente. È un passo in avanti che è stato fatto perché l'investimento è rilevante dal punto di vista economico, quindi quando intanto il primo step si riesce a concretizzare, credo che sia un obiettivo di significativa rilevanza, perché come veniva ricordato anche da chi mi ha preceduto, la sicurezza è un bene comune. Quindi ci riguarda tutti. Io credo che la Commissione di Sicurezza debba alimentare attraverso un lavoro di proposta il tavolo di confronto che c'è stato fino ad oggi. Io ho fatto delle proposte perché poi le ribadisco anche in questa sede. Ho fatto la proposta di incrementare il budget per irrobustire dal punto di vista numerico il personale, quindi l'organico della Polizia Municipale, per estendere anche nelle ore notturne il servizio di pattugliamento, di controllo. Questo potrebbe essere certamente non solo nei mesi estivi che viene fatto, anche negli altri periodi un buon intervento che consentirebbe di controllare e di monitorare il territorio, soprattutto nei punti più sensibili, perché laddove c'è il presidio, nelle zone più critiche, comunque rappresenta un deterrente e quindi è funzionale ad arginare poi quegli episodi che comunque si sono verificati nella nostra città.
il controllo di vicinato che dopo il protocollo d'intesa penso possa essere un ulteriore strumento, no? A supporto del progetto sicurezza della città, quindi portare avanti il controllo di vicinato, e intensificare l'azione, questo credo che anche sia un monito per le forze politiche anche di governo per quanto riguarda maggiori risorse, strumenti, mezzi e personale per le forze di polizia, perché poi la sicurezza noi possiamo dare il nostro contributo attraverso un lavoro che include la videosorveglianza, che va estesa in tutta la città, perché altrimenti la videosorveglianza che sta solo in centro è importante, ma la videosorveglianza deve essere uno strumento che si estende in tutto il territorio, quindi in tutta la città, soprattutto nei punti di accesso nord-sud e in quelle zone maggiormente sensibili e che necessitano poi di un maggiore controllo con questo sistema. E a questo il supporto anche delle forze di polizia, visto che anche dal sindacato di polizia a più riprese c'è stata una richiesta, e quindi noi dobbiamo cercare, no, continuamente anche di fare leva sul prefetto, sul governo centrale, quindi anche qui c'è un impegno che va profuso da parte delle forze politiche, insomma, che possono in maniera, diciamo, collegiale cercare di cogliere questo obiettivo, perché poi chiedere maggiori forze di polizia è un obiettivo importante. Penso che se si rema tutti dalla stessa parte si possa riuscire a raggiungere un risultato che una città turistica è importante come la nostra, non è che può avere un organico ridotto di forze di polizia, perché poi il periodo estivo che la popolazione ovviamente raddoppia con tutte le problematiche legate, insomma, alle varie vicende che ogni tanto periodicamente accadono nella nostra città, io credo che sia fondamentale questo tipo di azione. Quindi questo è un monito che rivolgo, diciamo, in maniera collettiva, nel senso che penso che sia da imprimere un'accelerazione sul versante prefettura, quindi, e come dicevo prima, nei confronti del governo centrale. Ecco, queste sono delle proposte che metto sul tavolo. Penso che, insomma, se il Presidente nelle prossime anche settimane, anche per rifare il punto e per cercare di imbastire un lavoro che va in questa direzione, io credo, ecco, che un maggiore investimento, questa è la proposta concreta, un maggiore investimento per potenziare l'organico della Polizia Municipale, io ritengo che sia importante. Poi per il resto videosorveglianza va bene, va estesa in tutta la città, perché credo che laddove la città è videosorvegliata comunque si riducono di molto i fatti criminosi, perché quando uno sa che a San Benedetto ci sta la videosorveglianza dappertutto, e uno ci ripensa due volte prima di fare un reato o commettere un fatto delinquenziale. È un deterrente, perché poi non è che risolvi il problema, però se a questo andiamo anche ad integrare il controllo di vicinato, quindi con uno strumento strutturato, organico e con un'organizzazione anche, perché non è che il controllo di vicinato è un programma di lavoro che comporta anche delle responsabilità per chi sta dentro il progetto, quindi controllo di vicinato, un maggiore potenziamento per quanto riguarda l'organico della Polizia Municipale e il sistema di videosorveglianza esteso in tutta la città. Io credo che se si riesce da qui fino alla, diciamo, alla scadenza del mandato a concretizzare anche questi due obiettivi, a mio avviso si potrebbe, ecco, realizzare un progetto sicurezza importante e funzionale per risolvere problemi e per evitare tanti problemi soprattutto. Perché una città più sicura comunque è una, non solo qualifica la città stessa, ma fa fare il salto di qualità in maniera esponenziale. Perché poi, ripeto, quando si sa che nella nostra città c'è un sistema, come si sta facendo, insomma, strutturato ed esteso
su tutto il territorio, io sono convinto che noi andremo a ridurre radicalmente gli episodi gravi o di criminalità o microcriminalità e quello che poi accade o che è accaduto anche di recente. Ecco, quindi questa è una proposta concreta, l'invito che faccio al Presidente della Commissione, insomma, da qui a breve, di convocare la Commissione per poter parlare anche di queste proposte e di questo percorso da fare. Il nostro voto su questa proposta di deliberazione sarà favorevole. Grazie consigliere Di Francesco. Se non ci sono altri interventi, no, se non, allora passiamo subito a interventi per dichiarazioni di voto. Se non ci sono neanche interventi per dichiarazioni di voto, mettiamo subito a votazione la delibera al punto numero 8, modifica del regolamento per la disciplina e la videosorveglianza nel territorio comunale. Prego. Consigliere Capriotti. Con 22 voti favorevoli e un astenuto, l'Assemblea approva. Passiamo subito alla votazione per l'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità che viene approvata con 22 voti favorevoli e un astenuto. Passiamo al punto numero 9, mozione consigliere Stefano Musi, contrarietà all'attivazione sperimentale della tecnologia 5G sul territorio del Comune di San Benedetto del Tronto. Prego consigliere Musi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io quando ho protocollato questa mozione credevo che il Consiglio Comunale si sarebbe riunito nel mese di fine novembre, quindi anche per un discorso di correttezza verso alcune associazioni del territorio che mi hanno chiesto di approfondire prima l'argomento e anche concordemente con l'assessore Traini per fare un passaggio in commissione, quindi rendere più edotti tutti i consiglieri e la cittadinanza tutta, io ritiro la mozione per ripresentarla successivamente, ovviamente. Grazie. Grazie consigliere Muzzi, quindi diamo per ritirata la mozione e la rinvio al prossimo consiglio. Passiamo al punto numero 9, al punto numero 10. Mozione consigliere Rosaria Falco ed altri, istituzione del consigliere di fiducia e contegno confliggente dell'amministrazione rispetto alle funzioni dichiarate. Prego consigliere Falco. Allora, i sottoscriventi consiglieri comunali del Comune di San Benedetto del Tronto propongono mozione ai sensi dell'articolo 43, commi 1b e 1c del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto l'approvazione dell'istituzione del consigliere di fiducia, la funzione propulsiva e di garanzia dell'amministrazione comunale nell'attuazione degli scopi e delle funzioni di tale nuova figura e il contegno confliggente dell'amministrazione rispetto a tali funzioni dichiarate. Premesso che con delibera della Giunta Comunale si sente?
Premesso che con delibera della giunta comunale numero 120 del 9 luglio 2019 la giunta ha preso atto di diverse fonti normative, tra cui la raccomandazione della Commissione europea tutela la dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, la risoluzione del Parlamento europeo sul fenomeno del mobbing sul posto di lavoro e misure di contrasto con previsione di un consigliere che agisca sul piano materiale e psicologico, decreto legislativo 165/2001 articolo 7,1 gestione delle risorse umane che impegna le amministrazioni pubbliche a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e a rilevare, contrastare e eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno, l'accordo quadro dell'8 ottobre 2004 in tema di stress lavoro correlato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni ed enti locali del 22 gennaio 2004 articolo 8 che prevede che a seguito delle proposte dei comitati gli enti devono provvedere alla costituzione di sportelli di ascolto con l'istituzione della figura del consigliere di fiducia con definizione dei codici. Che preso atto di tali fonti, a seguito della previsione legislativa della Costituzione del Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell'articolo 57 decreto legislativo 165/2001 e della direttiva 4 marzo 2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro per le Pari Opportunità, la Giunta con delibera numero 58 del 15 aprile 2013 ha approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione Unica di Garanzia, del Comitato Unico di Garanzia, mentre decreto di giunta numero 216, delibera di giunta numero 216 del 20/12/2016 ha approvato il piano per le azioni positive a favore delle parti, delle pari opportunità e per il triennio 2017-2019, tra i cui obiettivi è previsto l'ascolto dei dipendenti e il contrasto delle discriminazioni. Che il Comitato Unico di Garanzia con sedute del 14/11/2017 e del 6/11/2018 ha proposto l'istituzione della figura del consigliere di fiducia con l'incarico ad uno specialista individuato tra uno psicoterapeuta, un esperto in materie giuridiche, un mediatore conciliatore con conoscenze ed esperienze nella materia, con precise funzioni consultive e istruttorie sulle segnalazioni presentate, selezionato dal Comitato Unico di Garanzia con compenso forfettario parametrato alle eventuali istruttorie. Tale figura non risulta avere fonte propriamente legislativa, non è pubblico ufficiale, ma dall'esame delle figure istituite in varie pubbliche amministrazioni si traggono le sue prerogative e funzioni. Non è organo consultivo che dispensa pareri al management, è parte imparziale deputata a raccogliere nell'organizzazione lavorativa segnalazioni riguardo ad atti di discriminazione, molestie sessuali, molestie morali, vicende di mobbing e porre in essere concreti rimedi con tecniche di prevenzione e di risoluzione. Agisce in piena autonomia considerate le risorse disponibili, istruisce o una procedura informale o una procedura formale, quest'ultima conduce al procedimento disciplinare del quale la consigliera di fiducia può assistere la vittima di comportamenti lesivi, fatti salvi gli eventuali esercizi di difesa o obblighi di segnalazione delle competenti sedi giurisdizionali. Ogni anno trasmette una relazione al Comitato Unico di Garanzia, si configura come un ufficio funzione e non come un ufficio collaborazione, svolge compiti di informazione e formazione finalizzati alla sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni discriminatori. Deve costituire soggetto terzo ed esterno all'organico dell'ente, onde non subire condizionamenti derivanti dalla propria posizione nella pianta organizzativa e dalla sua subordinazione ai dirigenti responsabili. Quindi, come potete vedere, ci ho tenuto a andare negli uffici e a informarmi bene di cosa si trattasse questo consigliere di fiducia. Mi è stato spiegato in modo molto dettagliato dal responsabile che si sta occupando del procedimento. Non so se il bando nel frattempo è stato pubblicato, credo di sì, vero? Sì. Quindi diciamo che in linea di principio le finalità di questa figura sono sicuramente apprezzabili e auspico che possa funzionare. L'unica, ecco, come poi dico di seguito, l'unica mia perplessità è che comunque in qualche modo viene scelta da una commissione interna al comune, fatta quindi di dipendenti comunali, no? Comunque, quindi ritengo che o nella scelta o comunque in seguito nei resoconti e nell'operatività
in qualche modo sia inevitabile essere qualche condizionamento. Quindi, pur apprezzando l'impegno formalmente assunto dall'amministrazione comunale e pur con tutte le incognite derivanti dalla novità delle istituzioni e dall'inevitabile periodo di rotaggio, perché non sappiamo, all'inizio mi hanno già avvisato, sarà molto difficile che i dipendenti possano confidare determinate situazioni a una figura terza, che comunque è in rapporto con il comitato. Si osserva che la stessa viene, non ce lo nascondiamo, cioè in questo comune l'abbiamo detto tante volte, tra i dipendenti vige una situazione di timore, di metus e di sottoposizione non funzionale, non derivata dal rapporto di lavoro e dalla scala gerarchica, ma derivante da determinate situazioni antipatiche che si sono venute a creare e che sono state ampiamente sottolineate. Comunque è selezionata quindi dal Comitato Unico di Garanzia all'interno dell'ente e con esso deve interagire e dialogare oltre che con il sindaco, permanendo comunque il periodo di condizionamenti con conseguenti remore da parte di soggetti eventualmente vittime di comportamenti illegittimi e vessatori. Tutto quanto premesso e considerato, ci si chiede come tali nobili finalità, peraltro imposte dalle direttive della Comunità Europea, quindi si riconosce il merito, no, di aver ottemperato, di avere, però comunque sono indirizzi imposti dalla Comunità Europea che comunque vanno in qualche modo attuati, possano conciliarsi queste finalità con il comportamento palesemente illegittimo, arbitrario, vessatorio e persecutorio da parte di un componente dell'amministrazione, un consigliere di maggioranza con la conoscenza almeno da parte del gruppo consigliare di cui era capogruppo all'epoca dei fatti, ossia nei primi mesi dell'anno corrente, e degli assessori eletti nella relativa lista, in quanto la contraria eventualità costituirebbe grave violazione dei suoi doveri. Egli infatti utilizzava con un'azione di denuncia, a suo dire personale, lo ha detto più volte, la carta intestata con il logo del gruppo consiliare Siamo San Benedetto, cosa che non doveva usare la sua carta intestata, se lo faceva a titolo personale, non poteva farlo senza informare il suo gruppo. La qualcosa lo obbligava a comunicare le proprie azioni attuate in tale veste, e altrettanto verosimilmente dietro stimolo e sollecitazione dei vertici dell'amministrazione stessa, non essendo prospettabile una simile azione senza il beneplacito del sindaco, che in ogni caso a titolo oggettivo ne resta responsabile. E questo a tal proposito mi ricorda quello che ha detto dianzi il sindaco della netta separazione fra indirizzo politico e l'operatività dei tecnici e dei dirigenti e della macchina comunale, netta separazione. Egli si è arrogato infatti l'autorità e il diritto, a suo dire, di ergersi a controllore contro eventuali o presunti episodi di assenteismo dei dipendenti comunali, concentrando la sua attenzione in modo non casuale sul dirigente inviso evidentemente all'amministrazione e su alcuni dipendenti comunali a causa del suo rifiuto di modificare la relazione allegata alla delibera sul controllo pubblico sulla società partecipata Piceno Ambiente SPA. Con comportamento preordinato e palesemente ritorsivo e vessatorio, egli ha eseguito controlli mediante l'accesso orale all'ufficio preposto sulle comunicazioni del dirigente agli orari d'ingresso delle due date, solo di quelle segnate in rosso, nelle quali lo stesso era impegnato con la piena conoscenza legale dell'ente comunale in due udienze svoltesi nel mese di gennaio 2019, una delle quali lo vedeva quale attore nel giudizio per mobbing contro il comune. Egli è stato sottoposto ad atteggiamenti vessatori per la sua scarsa propensione ad accantonare i doveri del suo ufficio. È chiaro che tali condizioni abbiano compromesso la sua resistenza di fronte a comportamenti censurabili e persistenti, direi io più la sua lucidità, in quanto egli non aveva motivo né alcun beneficio economico nel sostenere la mattina dell'udienza di essere entrato in servizio regolarmente, se non nella convinzione di essere appunto in tribunale per motivi di servizio, cioè di essere costretto a difendersi da atti persecutori come quelli che consigliere di fiducia dovrebbe contrastare, denunciare e comporre o comunque eliminare.
ossia per difendere i propri diritti lesi nell'esercizio delle proprie funzioni dirigenziali. Si tralascia in questa sede, in quanto non pertinente, l'incredibile supponenza e gravità delle affermazioni rilasciate alla stampa dal consigliere in questione, il quale, con la connivenza, tra l'altro, disse: pensavo che la minoranza aveva finito. Che vuol dire? Che è una cosa talmente trascurabile, talmente ininfluente, talmente stupida, bagatellare, che la minoranza non se ne doveva occupare e che il sindaco non doveva degnarci di risposta. Questo significa. Quindi ha scoperto e occultato l'identità, l'amministrazione, del denunciante per mesi. È vero, lui non era anonimo, c'era il suo nome e il cognome sulle segnalazioni. Peccato che dice il consigliere in oggetto, in questione, che siano state occultate per permettere un sereno svolgimento delle indagini, dei procedimenti, no? Avviati grazie alle sue segnalazioni. Credo che i procedimenti sarebbero andati tranquillamente per il loro verso e per la loro direzione, anche se lui ci avesse messo la faccia sin dall'inizio. Non credo che avrebbe influito in alcun modo, anche perché tanto si sapeva sin dall'inizio. Quindi. Non pago l'autore di tali prodezze, mettendo in discussione il diritto di accesso agli atti e il potere e il dovere di controllo dei consiglieri comunali, ha preteso le prove scritte dell'accesso agli atti della consigliera Falco, cosa che poi mi ha negato, tra l'altro. No, io volevo dire che dovevi fare accesso agli atti, anche oralmente, ma se io ho visto il tuo accesso agli atti nella documentazione in cui tu chiedi le mail di richiesta mia di accesso agli atti, vuol dire che tu esigevi che io l'avessi fatti per iscritto. Giusto, sindaco? Vedo che la diverte questa cosa. Quindi, relativamente alla relazione dell'avvocato Lucchetti sull'udienza al TAR del 6 febbraio 2019, in cui il Comune era parte convenuta contro la società Piceno Ambiente, atto non riservato, ed il cui invio era atteso stranamente solo dai consiglieri di minoranza. Non interessava. Per conoscere l'andamento dell'udienza. I risultati dei procedimenti sono largamente indicativi, altrimenti i danni richiesti sarebbero stati molto maggiori, dell'infondatezza delle azioni attivate con le segnalazioni. Ma la cosa grave è che, a prescindere dai danni e dal tempo lavorativo perso dall'ufficio procedimenti disciplinari, e vi garantisco che io ho qui due fascicoli così, con molti incontri ogni procedimento, di cui uno sono stata, diciamo, protagonista, quindi comunque ho visto ogni volta si devono riunire i tre dirigenti, non parliamo di dipendenti, parliamo di tre dirigenti sottratti alle loro mansioni, più la relatrice che fa il verbale, eccetera eccetera, poi lo deve, no, caricare, lo deve inviare, e insomma è parecchio tempo perso. A prescindere quindi da questi danni e dai collaboratori, anche dall'attività dei collaboratori dell'ufficio procedimenti disciplinari per l'istruzione della pratica e per tutte le audizioni necessarie, tali censurabili accadimenti hanno aumentato all'interno del palazzo comunale inevitabilmente la conflittualità, il senso di insicurezza e precarietà tra i dipendenti, l'isolamento dovuto allo stato di metus ingenerato tra gli stessi nei confronti del dirigente, in tal modo doppiamente punito, danneggiato e penalizzato a dispetto delle diffide inviate all'amministrazione affinché si ponesse fine a tali azioni e comportamenti, solo per essersi imposto nel pretendere l'applicazione della legge, nell'esecuzione del suo dovere e nell'esercizio delle funzioni del proprio ufficio, nonostante insistenti e molteplici pressioni per indurlo a recedere dal suo proposito. Con non ultima la comunicazione notificata dal vice segretario generale allora ai consiglieri all'insaputa del segretario, questa è la cosa gravissima, dovrebbe essere semideceduto per fare una cosa del genere senza autorizzazione, due giorni prima del consiglio comunale, che vedeva all'ordine del giorno la delibera sul controllo pubblico sulla Piceno Ambiente, tra l'altro, della quale si definisce in definitiva il dirigente estensore della relazione tecnica sul punto incapace ed incompetente. Non si vuol fare di costui un eroe, certamente. Ma certo la sua posizione potrebbe essere un domani quella di qualunque altro dipendente, dovesse risultare scomodo, inviso o poco malleabile rispetto ai programmi di chi decide, rendendo difficoltoso il contrasto nei confronti di situazioni non rispettose o quantomeno non conformi a leggi o regolamenti. Tutto quanto premesso e considerato, il Consiglio Comunale, nelle sue funzioni di sollecitazione e di indirizzo dell'azione amministrativa,
impegna il sindaco e la giunta affinché nell'assolvimento dei loro doveri e nell'esecuzione degli obblighi di garanzia e di tutela dei dipendenti derivanti sia dalle loro funzioni che a maggior ragione dall'approvazione dell'istituzione e dall'inserimento della figura del consigliere di fiducia dei dipendenti, impongano la cessazione e cessino immediatamente essi stessi dall'attuare comportamenti non limpidi e non rispettosi della dignità di tutti i dipendenti comunali, affinché regolarmente essi si pongano in una posizione di dialogo, perché questo prevede l'istituzione del consigliere di fiducia, che voi siate informati che lui in ultima istanza, in caso di gravi fatti, venga dal sindaco e che il sindaco ponga fine a questi fatti, cosa a cui manco una diffida è stata capace di fare. Quindi ciascun assessore con i propri dirigenti, mi risulta che il dirigente in questione non ci parlate da un anno e mezzo, almeno non ufficialmente, ed il sindaco e il segretario generale con tutti loro senza distinzione e senza inique disparità, convocando, perché questi portano poi a situazioni di emarginazione, perché se voi emarginate un dirigente lo fanno anche gli altri dipendenti per paura nei vostri confronti. Non serve uno psicologo, credo che ci può arrivare uno di media intelligenza, speriamo, con predisposizione all'ascolto e al dialogo costruttivo onde sviscerare le problematiche, perché la macchina comunale se non vi funziona siete fregati, signori, lo sapete, no? Quindi per farla funzionare devono lavorare bene, devono poter essere in un ambiente lavorativo, no? Produttivo, persino negli ambienti privati dove quello che conta è il profitto, adesso guardano molto al welfare sul lavoro, cioè ad uno stile lavorativo e un ambiente di lavoro propizi, positivi, sereni. Non mi sembra che quello che state costruendo sia questo. Le problematiche operative di interazione interna all'organico comunale, sia in prima persona che tramite la figura di nuova istituzione, evitando che il futuro contegni di ritorsione e vessazione, punendo disciplinarmente chi se ne renda autore, attuatore, se facente parte dell'organico dell'ente, censurando i comportamenti dell'amministrazione che se ne i componenti dell'amministrazione che se ne rendano fautori e che abusino arbitrariamente delle loro prerogative istituzionali a tutela del decoro e della dignità che i rappresentanti dei cittadini mai dovrebbero perdere, così come l'imprescindibile obiettivo del bene comune e degli interessi pubblici da perseguire, perché ancora non ho capito quali erano questi interessi pubblici. Non c'era un danno, non c'era un danno all'ente, non c'era un danno economico. No, ma no, no, guardi, consigliere Capriotti, nel suo caso proprio no. Allora, se vuole consigliere Falco dopo con me replica. Per fatto personale, perché non la può chiamare? Va bene, dai. La prossima volta brutta. No, prego, signor, passo la parola al sindaco. Grazie. Beh, io non sono neanche geometra quando si parlava di competenze urbanistiche, figuriamoci se posso essere avvocato. Però ho in squadra diversi valenti legali e a loro faccio riferimento e penso che si siano spiegati molto, molto chiaramente. Per quanto riguarda il comportamento e il rispetto delle persone, perché qui si parla anche del rispetto delle persone, io credo che il comportamento che si debba tenere in consiglio, che si deve tenere in consiglio comunale, non è quello che abbiamo visto nelle ultime due ore. E, cara consigliera Rosaria Falco, avvocato, chiaro che non fa piacere, oppure uno non gradisce in una sede istituzionale essere chiamata Bella o essere chiamata Rosi, però io credo che sia più scorretto parlare ininterrottamente durante l'intervento di un collega, sia più scorretto che quello di ricevere magari un epiteto, tra virgolette, amichevole. Dette queste due cose, io non mi sbagliavo quando pensavo che questa mozione era stata approvata, era stata protocollata e portata in discussione solo per cercare di fare un po' di cinema, perché questo abbiamo visto. Nel momento in cui la legge
vietava la discussione è stata ritirata, è stata riportata perché interessava una platea, interessava qualcosa. La platea non c'è. Io non ho un cittadino che mi ha fermato per dirmi ma cosa succede in comune, la dirigenza, il consigliere, il corvo. Nessuno mi ha mai detto questo. Le problematiche di questo comune sono altre. Siccome il sindaco, oltre che sindaco, è anche il responsabile della macchina amministrativa, l'ho detto prima, la separazione è netta, netta. Quando io dico che non ci deve essere nessuna forzatura o nessuna entratura da parte della politica nella gestione tecnica e burocratica della macchina comunale, allo stesso modo, ancor più convintamente, dico che non ci deve essere nessuna invasione di campo della parte amministrativa, tecnica e burocratica nel campo politico, perché così si arriva all'obiettivo. E allora il Comune che cosa ha come strumenti, oltre al consigliere di fiducia che dovrebbe tagliare la testa al toro? Un'amministrazione che, come la dipingete voi, vuole fare uno stato di polizia all'interno del Comune, non mette il consigliere di fiducia. Quanti comuni l'hanno fatto? Noi abbiamo la conferenza di direzione, coordinata egregiamente dal nostro nuovo segretario generale, e io ne ho passati tanti, sia qui che in provincia, e un segretario così scrupoloso non ho avuto modo di incontrarlo. Poi c'è un nucleo di valutazione, coordinato anch'esso dalla segretaria generale, e il clima che è stato dipinto qui è un clima che io ho appreso questa sera. Sappiate che io arrivo alle 7 del mattino, vado via alle 8 di sera e vengo ogni sabato. Quindi o io sono una persona incapace di intendere e di volere, o altrimenti qui a dire poco o usare un eufemismo forse stiamo esagerando. Stiamo esagerando. A noi sta di dare quegli indirizzi affinché la macchina amministrativa produca gli atti funzionali e propedeutici a dare risposte ai cittadini in base al programma elettorale, che è un programma dinamico, che anche cose che non sono scritte nel programma elettorale sono problematiche con le quali noi ci interfacciamo tutti i giorni. Non è perché non ci sta scritto, non lo facciamo, anzi. Quindi gli uffici devono rispondere a questo compatibilmente con il personale che c'è. Ecco il perché siamo anche intervenuti cercando di migliorare, modificando, senza andare magari a spendere i 50.000 euro che sono stati spesi in passato, per i quali penso non ci siano state tutte queste prese di posizione che vedo oggi e che hanno portato lì sì una condanna a risarcire. Io non ho paura, perché quando ho deciso di spendermi, di mettermi in gioco per governare questa città, ho messo in preventivo anche questi rischi qui. Ma per fare il sindaco in una città importante come San Benedetto, sai e deve essere attrezzato anche per eventuali situazioni che poi dopo possono andare a finire male. Però lo dicevano prima gli avvocati. Noi siamo un paese garantista, ci mancherebbe altro, i gradi di giudizio sono tre, tutti avranno il ristoro, qualcuno avrà sempre ragione, qualcuno torto, il pareggio non esiste. Quindi siamo. Io credo che noi abbiamo toccato un punto, non dico il più basso, ma non tanto elevato, discutendo questo documento in consiglio comunale. L'importante è che questo comune, così come sta facendo, nei settori, produca, l'ho detto prima, quei risultati che i cittadini chiedono. Noi siamo i garanti, perché il cittadino non ferma il dipendente, non ferma il dirigente, ferma il consigliere, ferma l'assessore, soprattutto ferma il sindaco. Quindi io ritengo, l'ho detto, insomma, non essendo un punto molto elevato,
Io questo documento sicuramente, per come è stato descritto, per i collegamenti che gli sono stati dati, sinceramente mi sembra più un film che ormai dura da troppo tempo che non un documento da sottoscrivere. Grazie. Grazie signor Sindaco. La parola alla consigliera Falco per... Grazie. La replica. Il solito discorso buonista, questo è un brutto spettacolo, il punto più basso, come si dice, come si canta, si balla, come si suona, si balla, com'era il detto lì, cioè noi scendiamo, ci portate voi così in basso, perché sinceramente negare l'evidenza e dare tutto per normale, cioè affermare qualsiasi cosa, tutto il contrario di tutto, e fare finta di non capire che dietro a questa situazione non c'è la, come dice il collega Balloni, non è che ci sta la strenua difesa di un dirigente per motivi personali, non è mio parente, l'ho conosciuto qui in occasione della valutazione di quella famosa delibera, giusto? Era un dirigente che comunque, siccome siccome non faccio un altro lavoro, le leggi magari le so leggere, non ho un'esperienza, no? Magari come il collega Controlli, non lo so, come voi, però comunque io insomma mi sono messa a studiare, a leggere, e mi sono resa conto che non si, e poi comunque i comportamenti concludenti dell'assessore, insomma nell'ambito della commissione, alcuni avvisaglie come quella lettera due giorni prima completamente irregolare da parte della vice segretaria in quella versione, in altra versione ex presidente, quindi il fatto che in uno dei due procedimenti, no, sia stato avviato e presieduto la commissione disciplinare, è normale, vero consigliere Troli, che una che è la cui incompatibilità col ruolo di presidente è stato rilevato proprio, guarda caso, dal De Berardinis nella sua relazione, è normale che è la stessa che lo dovrebbe giudicare o comunque che presiede la commissione disciplinare, giusto? Normalissimo, nessun conflitto di interesse, vero? A casa sua. Che poi un atto sia definito da lei unilateralmente riservato sin da quando io l'ho messo sulla chat dei consiglieri, perché ritenevo che il Consiglio Comunale avesse diritto a sapere com'era andata, non la sentenza, quella è un semplice racconto di udienza, è una semplice relazione di udienza, io ritenevo che i colleghi, seppur lasciati magari all'oscuro, perché guarda caso il sindaco non ha voluto ricevere la relazione, quindi la relazione doveva essere inviata direttamente al dirigente, giusto? Siccome noi lo sapevamo tutti che quel giorno, mi ricordo se era il 6 febbraio, sì, non mi sbaglio, ci doveva essere quest'udienza al TAR, giusto? Quindi tutti noi, perlomeno noi che abbiamo fatto questa battaglia, ma credo che siccome una delibera votata all'unanimità dal Consiglio Comunale, credo che forse se noi teniamo al nostro ruolo e non lo prendiamo così per un giochetto per farci due foto, giusto? Dovremmo essere interessati alla sorte della nostra delibera che deve decidere se controllare o meno questi cavolo di 10 milioni e rotti che noi diamo alla Picenambiente dalle tasche nostre e dei cittadini che rappresentiamo. Mi sembrerebbe giusto, più che giusto, chiedere, ma già appena ti arriva mandamela, ma sicuramente, no? È uno e due giorni. Avvocato Lucchetti, insomma, mo lo conosco di nome e di fama, e comunque credo che sia, no? Non è che gli voglio fare pubblicità, ma è una persona seria. Quindi sollecito, è normale che sollecito, chiedo. Allora, questa relazione com'è andata? Nel frattempo direttore, il dottor Collina, aveva già fatto un articolo, si possono dire, sono nomi pubblici, voglio dire, non credo di fare... aveva già esultato sui giornali, quindi loro possono dire che la nostra delibera non è valida, che è praticamente una cosa proprio trascurabile, travisando completamente, facendo finta di non saperlo, o travisandolo perché magari non è avvocato, non lo so io quello che fa. Quindi di conseguenza, travisando il valore dichiarativo della nostra delibera che prende atto della legge, di una situazione già verificatasi per legge. Quindi noi siamo inottemperanti da più di due anni e ci sono delle problematiche di conflitti di interesse e di incompatibilità previsti dalla legge di decadenza che voi avete creato,
perché non è colpa di chi ci sta, è colpa di voi che ce li lasciate, che non ottemperate la legge, ok? Che potrebbe comportare dei ulteriori gravi danni all'ente, perché gli atti posti in essere all'interno di questo comune nel frattempo e firmati dal dirigente in questione potrebbero essere impugnati al TAR, e per giurisprudenza, da quello che ho potuto constatare, di solito lo sono, quindi sarebbero danni grossi. Noi abbiamo cercato, noi 5-6 consiglieri di opposizione, di minoranza, fate come volete, a me interessa l'applicazione della legge, non mi interessa nient'altro. Quindi la difesa del dirigente per il fatto che è stato comunque perseguitato, perché io questa la chiamo persecuzione, ci possono essere simpatie, antipatie, ci può essere un'intolleranza, può avere un carattere difficile, ma... Io non sta a me, non stiamo qui a parlare delle sue doti personali, però in quella situazione il dirigente si è impuntato perché l'ha dovuto fare, perché l'anno prima gliel'avete fatta modificare la cosa, giusto? Ci sono le dimostrazioni. Sì, su richiesta dell'assessore assenti, il presidente Chiarini, e c'è la relazione, c'è il verbale, che vogliamo dire? Che in quel caso nella delibera di razionalizzazione delle partecipate prevista dalla legge non era pertinente la posizione del presidente. Cioè, è direttamente derivante dalla legge Madia l'incompatibilità. Come fa a dire, assessore, che non è pertinente? No? È impossibile. Oh, quindi lo capisce da solo, fa l'avvocato, grazie a Dio, quindi capisce da solo. Che comunque va da sé. Allora, tutta questa ostinazione, questa manca... Lei è poi uscita dalla commissione, ma no, perché adesso chiediamo il parere, mi disse, perché non abbiamo il parere. Ma come, c'è quello di Crottammare? Ma non erano stati considerati i comportamenti concludenti. Ecco, l'avete chiesto il parere alla sezione di controllo? Non mi risulta. Adesso arriva? Bravo, sì, magari con lui ci capisce di più. Le ho chiesto, assessore, una domanda seria, è stato chiesto perché una che c'ha un'azienda che c'ha quasi il 20%, la maggioranza relativa, ma minimo, ma mi pare che il comune di Crottammare che c'ha il 2% l'ha richiesto, voi no. Già questo non mi sembra una buona fede, non mi sembra un operare regolare, perché gli diamo un sacco di soldi dei cittadini, non sono i vostri, e la città non è pulita. Lo possiamo dire, è finita l'estate, sindaco, che la città non è pulita, che puzza? Io lo dico perché stiamo qui in consiglio comunale per sviscerare i problemi, non per dire che va tutto bene. Problemi? La connessione è inutile che fate finta, continuate a fare finta che non c'è. La connessione c'è, perché il controllo non lo volete. Sugli appalti, sulle assunzioni, su tutto quello che viene dato alla piccola azienda per fare il suo servizio, però tagliamo le ore, paghiamo gli straordinari, dimezziamo le ore dei dipendenti, giusto? Perché? Perché la scusa è delle macerie, di questo, di quell'altro, va benissimo. Allora, all'esito, questo dirigente è stato accusato, poteva essere, sì, l'ha fatta la leggerezza, per carità di Dio, chi ha detto di no? Però se poteva di un richiamo, non succeda più. Avviare un procedimento specifico, perché è un procedimento specifico per licenziamento in tronco, quando tu sai che non c'è nessun danno per... Oh, guarda che sulla... Consigliere Troli, sulla tua aspetta, faccia terminare. Scusami, sulla tua segnalazione, collega, ci sta scritto proprio, potrebbe essere uno dei furbetti del cartellino. Quindi gli hai suggerito, ma tu lo sapevi che era un dirigente, sei un avvocato, lo devi sapere che non, il cartellino non va timbrato dai dirigenti. Ho capito, ma che era una cosa da lì per licenziare una persona e per trattenergli lo stipendio? Troli. Ah sì, però tu gli indichi che potrebbe essere un furbetto del cartellino. Faccio una mia valutazione. Cioè, i furbetti del cartellino sono il termine usato, la locuzione usata per quelli che per la legge Madia si fanno timbrare dagli altri e si fanno i cavoli loro. Quindi è giusto. Seppure non sia giusto, quello che avete fatto è intollerabile ed è oltre ogni misura. Per quanto riguarda il mio accesso agli atti, cioè io penso che sia una cosa, voi dite che facciamo le sceneggiate, lei sindaco ha ricevuto diverse diffide, diverse sollecitazioni a darmi risposte, a darci risposte, quindi lei adesso si lamenta che non alza una voce? Da un'amministrazione muta? Che non risponde mai? Che sbeffeggia le diffide?
che sbeffeggia le diffide dei consiglieri solo perché ne so 6, 5, 4, li sta con D'Affusso solo 6. Come si permette? Che come si permette? Noi abbiamo una funzione, non stiamo qui perché ce l'abbiamo con lei, siamo qui perché stiamo a guardare quante volte voi non ottemperate alle norme. A me mi interessa la legalità, a noi ci interessa che le cose siano fatte bene e che i soldi pubblici siano controllati come vanno a finire. Non mi sembra che la vicina ambiente abbia tutta questa trasparenza e ne risente chi? La città, i cittadini che pagano i lavoratori. Grazie consigliera Falco. Grazie. Svolta la replica della presentatrice firmataria, dichiaro chiusa la discussione e passiamo agli interventi per dichiarazione di voto. Prego consigliere De Vecchis, le ricordo 3 minuti per favore. Sì. Il consigliere Troli sarebbe stato credibile, no? Se il giorno del Consiglio Comunale, il giorno prima, avesse fatto una ulteriore denuncia all'ufficio disciplinare per denunciare un dirigente che cercava di influire in maniera del tutto inopinata sui consiglieri comunali. E però questa solercia non c'è stata. Allora uno, capito, i dirigenti li marca su tutto, su qualsiasi comportamento scorretto, se no è persecuzione se vai da uno. Semplice, no? È semplice. Persecuzione, perché te lo ripeto, un consigliere di maggioranza, no? Che va a controllare i cartellini di uno che da avvocato sa che non servono a niente, no? E imbocca, no? Una persona che forse è in conflitto di interessi proprio per una questione diretta, no? Su il furbetto del cartellino, se poi rispetto a tutto quello che è successo, no? Tu ritieni che sia giusto il licenziamento, insomma, oppure, furbetto del cartellino va licenziato. Ci sono varie sanzioni. Certo, c'è il licenziamento in tronco immediato. Più metus di questo, più minaccia di questa, più persecuzione di questa, il licenziamento a un dipendente in un ambito pubblico. Ma dai, su, ma è chiarissimo, è evidentissimo, la città l'ha visto, non ti preoccupare. Poi tu dici che l'hai fatto perché ti stava sulle balle, perché è l'unica cosa che puoi dire, no, perché se no non si spiega per quale motivo sei andato a vedere quei cartellini dopo che l'hai visto in tribunale. In tribunale c'ha avuto lo scopo, avesse questo timbrato il cartellino anche se non lo deve timbrare, fammi andare a controllare. E invece a quella che ti scrive e ti dice che tu non devi votare una delibera perché se no rischi, perché se no fai la cosa illegittima, e ti va a, diciamo, addirittura, no, da dipendente della tua amministrazione a limitare nella tua espressione da consigliere comunale, niente, silenzio totale, mi hai fatto manco uno sfricetto. Oppure c'è un procedimento disciplinare in corso su questa cosa, qualcuno l'ha fatto? Dobbiamo fare noi della minoranza la segnalazione, glielo fate? A chi la facciamo? Alla stessa? Ah, perché tutto sembra tutto sulla stessa persona ruota. Ma fatevi un esame di coscienza, che è meglio, va. Altri interventi? Prego, consigliere Capriotti. Ma vedi, Pier Francesco, te lo dico in modo amichevole e cordiale come sei stato tu nei miei confronti, che apprezzo. Quando anche una mosca dà fastidio oppure ci sono misura e misura, per cui, cioè, quello che io ti consiglio è di usare una misura adeguata alle circostanze. Facevo l'esempio della mosca per dire, non si spara una cannonata, un colpo di pistola per ammazzare la mosca, no? Ecco. E la stessa cosa era rivolta a te, perché, cioè, quello che tu hai fatto per poi svuotarsi tutto, perché in fondo, alla fine, ha creato un subbuglio e un malcontento che è più il danno che causi che il beneficio che ne conserva la collettività. Questo io te lo dico, guarda, perché ci sono altre le cose importanti che vanno perseguite. Poi quel dirigente
E questo devo dire, effettivamente mi dà fastidio, perché effettivamente andare a parlare di queste cose in un consiglio comunale, condivido in parte quello che diceva Balloni, è brutto. Cioè, lo avete valutato 8,5. Io quando prendevo 8,5 a scuola, su 10, mamma mi faceva un regalo. Cioè, capisci bene, da una parte lo ammazzi e da un'altra parte lo valuti bene. Io dico, cerchiamo di evitare in futuro, e questo mi auguro che comunque ci serva comunque da lezione a tutti, quindi tutti, di guardare alla sostanza dei fatti. Ecco, io vi invito ad arrabbiarvi coi dirigenti in modo serio quando non ottemperano alle cose che gli avete dato come incarico. Allora, io su queste cose sono nella vostra parte. Ma perché? Perché alla fine chi ci rimette è tutta la città quando non funziona un sistema. Se poi per voi questo sistema funziona, ve l'ho detto prima, Piazza Montebello è 4 anni che la stiamo a portare in bilancio. Significa che qualcosa non ha funzionato. Quando un'asta pubblica salta perché per colpa del comune, per problemi di urbanistica, di autorizzazione urbanistica, cioè è lì che vedi se la macchina funziona, comunale funziona o non funziona. E allora lì mi attiverei con i dovuti modi, in modo garbato se ce la facciamo, però essere fermi con la macchina comunale, e può darsi che avrete anche il nostro appoggio, perché alla fine ne guadagneremo tutti. Grazie. Grazie consigliere Gabriotti. Altri interventi per dichiarazione di voto? Prego consigliere Balloni. Grazie presidente, ma più che altro per chiedere venia alla collega Falco. È chiaro che il mio era un'espressione, perché abbiamo amicizia, stima, insomma, quindi era una foca, non c'era nessuna vena ironica. Non sono molto ipocrita, per cui in alcune sedi lei, avvocato, siamo con, insomma, se ci conosciamo, e quindi certe espressioni vagano. Quindi se c'è stato questo qui, mi spiace, perché non è il mio stile. Poi la discussione non condivido nulla ciò che ha detto, ma questo insomma è evidente, lo ribadisco. La cosa che io contesto e che continuo a sentire che non va è la prevaricazione di una tesi sull'altra. Non stiamo qui a voler convincere un altro ad avere ragione. Cioè, se uno viene da me e mi dice Gianni, stai dicendo un sacco di cazzate, va bene, l'espressione lo possiamo dire, ma perché sei convinto che le dica e tu no? Cioè, su questo siamo pari. È evidente che la discussione, quindi tu hai 10 minuti, direi la tua, la sostieni, cerchi di dare una motivazione adeguata, che abbia un senso logico, di mettere in difficoltà la replica, la risposta. Ma non è che bisogna dire, però c'ho ragione io, punto. Perché qui dentro, io questi personaggi che mi parlano sempre da giurista, la dice la legge, non è che li vedo tanto. Io, quando ho parlato, ho detto, e non voglio citare il vice sindaco oggi, però, e mi spiace, chiedo scusa solo perché fa parte del mio partito, però nel momento in cui abbiamo accelerato la piscina, quell'inibitoria che adesso non c'è sulla piscina ambiente è emersa. Nel momento in cui noi provvediamo alla piscina ambiente a attuarla sul ricorso, chi ha fatto ricorso presenta una bella inibitoria e la presenta al TAR, e il TAR dice, ah fregna, scusate, chiedo venia, però loro lo pensano. Dato allora perdoniamo. Loro prendono atto di questa situazione e dicono, prima che facciamo danni che poi ritorneranno maggiori, stoppiamo. Non è che non c'è perché sono convinti che vincerà, non c'è perché non c'è, ad oggi il tribunale sta decidendo, non ha l'esigenza di fare un'inibitoria. Ma nel momento che tu mi parti, io la faccio, vede perché l'ho chiesta, ad oggi il TAR, se non c'è nulla, è stato mosso, che deve sospendere, scusatemi, cosa sospende? Non c'è nulla, è stato posto in atto, nessun atto. Questo è il ragionamento che noi poniamo l'atto, chi ha già fatto ricorso presenta l'inibitoria dicendo, guardate che ho fatto ricorso, magari vinco, e caro TAR, questi mi vanno avanti, e poi danni chi li paga? E il TAR provvede, quindi non è una questione di impantanamento, è una questione di conoscere certe procedure che esistono nei nostri tribunali. Questo è il ragionamento, perché altrimenti se parliamo in maniera astratta sugli aspetti tecnici pratici, diciamo delle cose inesatte. Questo è soprattutto all'oscuro di certe procedure, vogliamo pure dire, no ma c'ho ragione io, fermo, ognuno dice la sua, facciamo parlare tutti, e poi se non si vede ciò che ha fatto un consigliere e l'altro, non si condanna, non è che c'è bisogno, cioè non capisco perché il consigliere debba dire, su quale base, su quale base?
Perché sto ad insistere? Ha fatto una cosa, ho detto io non l'avrei fatta, ho detto io, non è che sto Dio l'avrei fatta, però sto dicendo, l'ha fatta lui, buon per lui, è adulto, maggiorenne e consigliere, è quello che vuole, fa quello che ritiene opportuno, poi le cose vanno avanti in una certa maniera. Non è che adesso diciamo, ma perché non l'avete fatto? Adesso il consigliere Troli mi esce, mi angelo per il comune e comincia a fare ricorsi a tutti, perché altrimenti tu ce l'hai solo con un dirigente, gli altri perché non lo fai? Ti consiglio, ti accompagno, fai un testimone e facciamo i ricorsi a tutti. Ma che ragionamento è? Ha fatto un'azione, i motivi li sa lui, o meglio sa lui, ha ritenuto che in quel caso ci fosse un qualcosa che riteneva opportuno mettere a conoscenza l'autorità a questo adibita. Punto. Non lo condividiamo, non ha nessuna importanza se lo condividiamo o non lo condividiamo, nelle sue facoltà, nelle sue libertà, nelle sue capacità. Questo è il senso. Quindi la discussione continua prevaricatrice non è accettabile, non è accettabile, ma la nostra dice, ognuno dice quello che ritiene più opportuno. La verità in tasca non c'ha nessuno. Quindi evitiamo di fare le vox clamandis in deserto. Grazie consigliere Balloni. Prego consigliere Mandrelli. Io credo che, ovviamente credo e sono convinta che si faccia finta di non capire che cosa è accaduto e le motivazioni per cui abbiamo deciso di parlare di questi nostri, di queste nostre perplessità in merito a come è andata tutta questa vicenda. Perplessità che partono proprio da quello che è accaduto prima che si votasse la famosa delibera di cui è l'oggetto. Prima con l'assessore assente che ha provato in commissione a presentare questa documentazione, questo parere di una grande società per conto del socio privato di Vicino Ambiente, poi con la dottoressa Talamonti che in qualità di vice segretario comunale, senza che il segretario sapesse niente, perché non ne sapeva niente, gliel'ho chiesto in consiglio comunale se vi ricordate, ha mandato, ha inviato a tutti i consiglieri questa lettera in qualche modo diffidandoli dall'approvare questa delibera perché rischiavamo, non sono ben capito cosa, una cosa gravissima, ma non per la cosa in sé, perché lei è vice segretario, ma per il fatto che è anche presidente della stessa società. Allora qualche dubbio ci comincia a venire. Nel momento in cui il dirigente che ha, come dire, con molto rigore detto guardate questa delibera deve essere approvata almeno quest'anno perché l'anno precedente c'era stato quello che c'era stato contro anche il parere probabilmente degli altri della signora in questione dell'assessore eccetera si è messo contro qualcuno pochi giorni dopo no, viene accusato di essere assenteista viene accusato di aver fatto di aver timbrato un cartellino che non doveva timbrare perché non c'era e viene chiesto, viene rimandato alla commissione disciplinare presieduta dalla stessa persona che in qualche modo gli aveva, come dire, detto che non era il caso che quella delibera andasse in consiglio. Allora, non siamo dei visionari. Io ancora sono convinta che sia un atto persecutorio, cioè che sia una sorta di ritorsione no, nei confronti di un dirigente che si è permesso di dire guardate, secondo me le cose stanno così e stavolta non la cambio questa delibera perché io rispetto la legge mi dice di fare questo e la delibera è questa. Tanto è vero che è stata votata da tutto il Consiglio Comunale, tanto è vero che la parte privata ha fatto un ricorso al TAR. Chiamato naturalmente, ha dovuto mettere un proprio avvocato, eccetera, eccetera. Quindi la questione è solo questa. Se un dirigente non può fare il suo dovere, col rischio no, che in qualche modo si trovi qualcosa che può... Ragazzi, qua il licenziamento è stato chiesto di questa persona. Cioè io penso che se io non vado a scuola no, e non avverto, eccetera, e poi dico il giorno dopo, scusatemi, no, mi fanno un richiamo. Non è che chiedono il licenziamento, mi fanno un richiamo anche duro, magari una piccola sospensione, non lo so, di 3 giorni, ma non il licenziamento e 2 mesi senza stipendio, cioè, è tutta una serie di cose piuttosto gravi. Quindi
non siamo, no, sì, voglio dire che non siamo dei visionari, no? Cioè, abbiamo fatto tutto questo per far capire che non è questo il modo di comportarsi e c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Allora, da consiglieri lo dobbiamo esprimere questo nostro sentore basato peraltro su dei fatti oppure no? Oppure no, perché se no, ma no, mi vergogno, ha detto il sindaco. Cioè, ma io mi vergogno che accadano queste cose. Io mi vergogno che accadano queste cose. Grazie, consigliere Mandrelli. Se non ci sono altri interventi, mettiamo a votazione la mozione al punto numero 10. Può cambiare. Con 13 voti contrari e 8 favorevoli, la mozione viene respinta. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, il punto numero 11. Mozione gruppo consigliare Fratelli d'Italia, rivisitazione normativa applicabile al centro agroalimentare Piceno. Prego consigliere Balloni per l'illustrazione della mozione in oggetto. Dunque, sì, parliamo di una tematica a me cara, nel senso che ho fatto parte del CDA del centro agroalimentare nei primi anni del 2000. È una società importante che purtroppo nel tempo in realtà non ha avuto, per le situazioni che mutano anche sistematicamente, ha avuto delle grandi difficoltà che sappiamo ancora. Però con piacere vorrei ricordare che è stato uno dei primi di 14 centri alimentari creati in Italia. Su questo insomma l'apertura e l'inaugurazione è stata fatta a San Benedetto del Tronto e questo è qualcosa che dovrebbe renderci orgogliosi, eppure poi ovviamente la normativa dell'86 è mutata la norma, la legge e qualsiasi altra cosa che riguarda un po' il centro agroalimentare, cioè la distribuzione dei prodotti. Ora, visto l'ora, magari vi riassumo un pochino. In realtà che è successo? Che il centro agroalimentare, essendo una partecipata, si è ritenuto che potesse far parte un po' della normativa prevista dalla legge Madia, cioè di quelle partecipate in cui, non avendo finalità particolari, il comune o i vari enti pubblici debbano dismettere. In realtà, guardando bene, perciò parlo di rivisitazione, la norma ha delle eccezioni, proprio la norma della legge Madia, articolo 4, parliamo del decreto legislativo 175/2016, dice che non rientrano in questa normativa le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici. Ora, proprio l'articolo 12 del statuto del centro agroalimentare è previsto proprio questa possibilità, peraltro da anni che in realtà utilizzano lo spazio interno all'aperto per fare fiere dei prodotti tipici del nostro Piceno. A maggior ragione in quanto poi la norma prevede come ogni partecipante abbia un interesse di carattere generale, non rientri nelle maglie della norma Madia. E su questo è proprio la Regione Marche, in realtà, che ha questa disposizione, con la legge regionale numero 27 del 2009, in particolare articolo 49, dice che il gestore del mercato all'ingrosso, come il centro alimentare, del centro alimentare, provvede ai servizi di interesse generale. Ma aggiungo per conoscenza personale che una propria legge istitutiva, la legge numero 41 dell'86, ne parla di finalità pubbliche dei centri agroalimentari. Su questa base, considerando che noi siamo soci di maggioranza relativa al 43%, se applicassimo la legge Madia non potremmo partecipare più ai consigli di amministrazione, perché qui c'è una piccola ambiguità: non è che noi come comune abbiamo detto che vogliamo cedere le quote in base alla legge Madia, è un qualcosa che va avanti un pochino da tempo, in quanto in effetti il centro agroalimentare non sembra più rivestire una particolare capacità propositiva, sebbene io ho sempre proposto
sperato, insomma, anche nei documenti che ho lasciato, facendo una fase propulsiva di carattere fieristico e quant'altro, comunque per la dislocazione che ha. Tuttavia recentemente abbiamo anche notato come sia stata una serie di contatti con l'Italmercati, quindi una realtà abbastanza grande, importante, che dovrebbe veramente collocarci in questa situazione e riportarlo magari a una positività che renderebbe lustro tra l'altro anche la nostra economia, anche al nostro territorio. Ora, su questa base, e non entro nelle tematiche, nelle polemiche che abbiamo visto in giornali fra ciò che fa la regione, il risultato dei conti, così amministrazione, è un problema proprio normativo. La mia mozione, chi l'ha letta, la vede come è articolata, è un pochino spigolosa, è un pochino tecnica, quindi fatto questa premessa che vi ho alleggerito la tematica, però sull'impegna quello che dovremmo votare ve lo leggo per intero. Quindi impegna il sindaco e la giunta a acclarare e dare atto in ogni sede competente, nonché in occasione del periodico adempimento relativo alla ricognizione del complessivo assetto delle partecipate pubbliche, essendo articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, che al centro agroalimentare Piceno S.p.A., famoso detto a noi noto come CAP, risulti in ogni caso applicabile, e ciò anche a prescindere dalla pur motivata e sostenibile connotazione dei centri agroalimentari come deputati a svolgere attività di pubblico interesse o servizi di interesse generale, sempre articolo 4,2 lettera A del citato decreto legislativo, che individua le società tipologicamente escluse dall'obbligo di cessione e di dimissione delle quote, il disposto di cui l'articolo 4,7 del decreto legislativo numero 175/2016, come modificato l'articolo 5,1 lettera B del decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, secondo cui sono sempre ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici. Ad acclarare e dare atto in ogni sede competente per quanto sopra l'indirizzo relativo all'alienazione delle partecipazioni detenute nel CAP, deliberato nel contesto della ricognizione effettuata da ultimo con deliberazione consigliare del numero 61/2018, non potendo correttamente intendersi manifestato, esente dell'articolo 24, primo comma del TUSP, testo unico società partecipate, posto che lo stesso ha ad esclusivo riferimento le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, non produce e non ha sin qui legalmente prodotto, nella mora della sua attuazione, la conseguenza prevista e disciplinata dal successivo articolo 24,5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti al comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 ter, secondo comma, codice civile, e seguendo il procedimento di cui l'articolo 2437 quadra del codice civile. A riservarsi, nelle forme e nelle modalità di legge e dunque nel contesto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, ogni autonoma determinazione in merito alla partecipazione societaria, procedendo alla valutazione e ritenda ponderazione delle ragioni e delle finalità che giustificano, anche sul piano della convenienza e della sostenibilità finanziaria, il mantenimento o meno delle quote azionarie detenute dal Comune di San Benedetto del Tronto nel CAP S.p.A. Grazie. Grazie consigliere Balloni. Dichiaro aperta la discussione. Prego, consigliere Pellei. Grazie, Presidente. Accogliamo positivamente questa mozione della maggioranza. Io avevo già presentato in questo senso lo scorso 15 giugno una mozione proprio finalizzata, un'interrogazione finalizzata a conoscere quali fossero le volontà dell'amministrazione in relazione alle vicende del centro agroalimentare e sollecitando proprio un'azione verso una tutela di questa struttura che comunque negli anni e proprio adesso insomma ha portato, è comunque un luogo di grande lavoro, cioè ci lavorano aziende, lavorano 600 persone, impiegano 600 persone le aziende insediate all'interno di questa struttura anche la conoscenza diretta di alcune dinamiche interne a questa struttura mi porta a dire che deve essere volontà principio dell'amministrazione quella di tutelarne la prosecuzione della